signori, per piacere, prima chiamata. Se volete accomodarvi, tra qualche minuto cominceremo. Se volete accomodarvi, tra qualche minuto cominceremo, grazie. Thank you.
Signori, se volete accomodarvi, tra due minuti cominciamo, grazie. Chiedo a tutti di prendere posizione nella sala. Take your seats, please. We are going to get started in a few minutes. Possiamo iniziare? Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a tutti. È per me un'emozione aprire questi lavori perché, come dico, la grande famiglia CIB continua a stupirmi. The great CIB family continues to surprise me. Ho l'onere e l'onore di introdurre appunto i lavori di oggi. I have the duty and the honor to introduce today's work. Cosa avessi potuto dire?
mi è venuto in mente una cosa. My introductory words and sapete che came to my mind. Il mondo dell'industria, you know, the si sta world confrontando con quella che viene chiamata la rivoluzione industriale 4.0. Industrial revolution è chiamata così 4.0. Perché l'inserimento, l'introduzione appunto spinta, dell'IT, because quindi della sensoristica, the of IT, quindi della possibilità of ICTs, di acquisire of sensors, of the milioni, miliardi di informazioni of, e poi di poterle gestire, rappresenta lots of data e poi abbinato ovviamente all'interconnessione, quindi interconnessione fra le macchine, interconnessione fra machines, le aziende, sta rappresentando quella che appunto è denominata la rivoluzione 4.0, un concetto che abbiamo ereditato dai industrial tedeschi, revolution 4.0, loro sono which partiti prima di noi, we have inherited from the in qualche Germans, modo questa they started before l'Italia us, in questo momento si sta confrontando Italy appunto con questa necessità. Quindi pensando al concetto di industria 4.0 so, mi sono detto che anche l'agricoltura probabilmente si sta confrontando senza saperlo con questa rivoluzione e credo che noi del CIPE siamo il nucleo di partenza, quindi coloro che in qualche modo in questo momento stanno pensando di proporre un modello agricolo totalmente rivoluzionario. Oggi parleremo anche di questo, parleremo proprio di innovazione, we are going to talk about innovation. Ma la collocherei questa innovazione in un contesto molto molto più allargato. Fit into a broader e qui vengo context anche a uno degli aspetti che ieri durante l'assemblea abbiamo discusso. Touch upon one ieri of sono stati eletti nuovi organi amministrativi appunto del CIPE e questa fase è stata anticipata da yesterday un evento, da un laboratorio but nel quale il nostro presidente il Consiglio, e quindi guidato dal nostro autorevole Presidente, voglio dire, si è chiesto come si potesse pensare ai prossimi 10 anni. Sapete che il CIBA ha festeggiato a novembre i primi 10 anni, quindi è un punto, una tappa, no? Quindi in qualche modo un ciclo si è diciamo così, si è prodotto un ciclo, adesso bisogna pensare al futuro. Quindi in quell'ambito ci siamo detti, io almeno ho tratto questa considerazione, che noi stiamo facendo una cosa straordinaria, stiamo ripensando in qualche modo l'agricoltura del domani, ma non ci è chiarissimo come possiamo rendere questa, voglio dire, questa nostra visione, la possiamo rendere una visione del paese. Perché alla fine siamo visti un po' come, voglio dire, una parte dell'agricoltura e una parte, voglio dire, particolare dell'agricoltura. Ecco, quindi il tema per me era un po' questo, no? Quindi la considerazione che avevo tratto qual era? Era quella di dire, noi dobbiamo trovare il modo per far percepire al di fuori del nostro ambiente quale sia il valore della digestione anaerobica. Perché non è un fatto isolato, è un qualche cosa all'interno di un contesto, possiamo dire rivoluzionario, che cambierà in qualche modo l'agricoltura. Ma la cambierà nel senso che non faremo più quello che l'agricoltura, voglio dire, fino ad oggi ha fatto? Assolutamente no. L'esempio che ieri sempre in assemblea abbiamo citato, voglio dire, qui abbiamo delle realtà agricole straordinarie che grazie al biogas hanno migliorato, hanno consolidato anche la parte agricola. Ecco, quindi io credo che Piero dovremmo pensare a uno slogan, ma uno slogan che penetri, cioè che coinvolga
Perché nel tema dell'industria 4.0 uno dei temi importanti è la condivisione, cioè condividere le informazioni, condividere le esperienze, no? Perché oggi il mondo è così complesso che, voglio dire, ognuno da solo non ce la fa. Ecco, quindi io ho tratto appunto questa considerazione. Credo che oggi dovremmo far partire, oggi vogliamo discutere, il cibo vuol discutere di la partenza di un momento di riflessione nel quale, voglio dire, il cibo, la digestione anaerobica, il biogas fatto bene diventi una parte di un sistema molto più complesso, no? E, come dicevo, potremmo chiamarlo agricoltura 4.0, perché non stiamo scrivendo o non stiamo pensando la storia del biogas, ma stiamo pensando e stiamo proponendo la storia di una nuova agricoltura. The history, ecco, of a new agriculture. So we'd like to invite you all questa riflessione, a portare un contributo, perché saremo vincenti nel momento in cui veramente il nostro mondo sarà un pezzo di un mondo molto più grande, molto più importante, molto più complesso, e noi all'interno di questo mondo però saremo una parte importante. Grazie di essere intervenuti, lascio la parola a Jacopo Ciliberti, che guiderà questo lavoro, journalist, and will facilitate the work today. Thank you. Grazie. Grazie Baron Kelly. Signori, buongiorno. Mi presento, mi chiamo Jacopo Ciliberto e, come vedete, pratico la seconda più antica professione al mondo. I work che sulla scala dei valori sociali è più bassa rispetto alla prima più antica professione al mondo. Non vedo politici in sala, quindi sono ancora un gradino un pochino più alto proprio rispetto al livello socialmente più basso, questo mi conforta. Ringrazio Baron Kelly per l'introduzione. Thank you, Baron Kelly, for the introduction. Welcome to the second day of this event promoted by the Italian Biogas Consortium. La parte pubblica, perché ieri this is the public meeting, because many of you were here yesterday, but it was a restricted meeting. Today, we are attending a very interesting nuova rivoluzione agricola. Titled The New Agricultural Revolution. You see that I have a beard, practically bald. Norman Borlaug, di quando io ero piccolo. I don't know if you remember Norman Borlaug when I was young, or the agricultural revolution on a more limited scale. Nazareno Strampelli. Qualche decennio prima di me, the agricultural revolution, Nazareno Strampelli, a few decades before me, before la terza all figura of us. Fondamentale della rivoluzione third agricola, very important, secondo me, secondo i miei criteri, che fu Luigi Manzoni, pioneer of agricultural revolution, non so chi lo, Luigi chi Manzoni, lo conosca, I don't know Luigi Manzoni, who, che a Conegliano fece la rivoluzione what he did in Conegliano, del vino, interessantissima. He brought about the revolution vedo che ho trovato wine. Qualche stimatore anche. I found some fans. Right here. Di questa piccolissima rivoluzione agricola molto nota al nord-est, un po' meno nota well known agricultural revolution in the northeast of our country. La giornata not so much in cui purtroppo sarete costretti a vedere molto di me, you perché sarò presente a lot of me today. La giornata si divide in sostanzialmente due grandi sezioni. La mattina sarà dedicata soprattutto alla parte agricola, il pomeriggio sarà più vicino alla parte industriale. We will focus more on the industrial aspects. Baron Kelly ne ha fatto cenno, ha parlato molto di agricoltura. Però Baron Kelly è un esempio di come della seconda filiera, seconda an example of the second part of this sector, industriale, the more industrial side, which focuses more on applications, the conclusion, so to speak, of this path, of this biogas path. Il programma che avete visto, che avete ricevuto, avrà qualche leggero ritocco. Sono ai ringraziamenti perché has been slightly changed. Io meglio
e più parlano le persone meglio è. Ringrazio gli organizzatori, segnalo i ministeri che hanno fatto il loro patrocinio a questa giornata, che sono la Presidenza del Consiglio, l'ambiente, l'agricoltura, il Ministero per le infrastrutture e il trasporto. I ministeri più coinvolti in questo tipo di processo non c'è, ma è presente, sarà presente il pomeriggio con un rappresentante, il ministero, lo chiamo Ministero dell'Industria, dello sviluppo economico, il Ministero dell'Industria manda un suo rappresentante, non è tra gli sponsor, ma è tra coloro che si stanno lavorando in modo molto interessante e molto attivo su questo tema. They are working very actively on this meno topic parlo as well. Io, più parlano le persone interessanti, I won't talk quindi, at length, because I don't want to take time from the really important people that are here, that are the speakers. Cominciamo so con let's Lorella get started Rossi, with Lorella Rossi. Il telecomando è qui. What's the remote? Sul podio. The remote is here on the podium. Buongiorno. Grazie. Good morning to everyone. My task consists in illustrating the content of the position paper that the Italian Biogas Consortium drafted a few years ago in cooperation with Confagricoltura and SNAM, in which it outlined the development of the biomethane sector in Italy to get to the point of producing 8 million cubic meters of methane by 2030, to which will be added the billion of cubic meters from the waste sector. But here we are talking about biomethane from agriculture. But how has the Italian consortium and the agricultural world want to reach the production of the 8 billion? Produrre biometano da colture di primo raccolto in modo proporzionalmente sempre più ridotto e invece incrementare in modo sempre più virtuoso la produzione di biometano da biomasse cosiddette di integrazione, in modo tale da ridurre, arrivare ad avere un'efficienza di uso del suolo molto più elevata, con l'obiettivo finale di arrivare ad una richiesta di terreno, quella che chiamiamo first crop land requirement, di 50 ettari per produrre un milione di metri cubi di metano. Questo obiettivo This goal, of course, has to be achieved by adopting a series of approaches. The approaches of biogas done right, BDR, which resort more and more frequently to integration biomass. What do we mean by this? Well, we mean residual biomasses, so byproducts, from which we would like to obtain 2.5 billion cubic meters of methane and a growing share of second crop, è una bella scommessa e quindi l'obiettivo è quello di, del mio intervento è quello di dimostrare che ovviamente abbiamo dovuto verificare queste nostre assunzioni perché il mondo ce lo chiede ed è corretto che ce lo chieda. Il mondo dei sottoprodotti, velocemente abbiamo analizzato il contesto nazionale sulla base di studi anche condotti in passato da un gruppo a cui io ho appartenuto fino a pochi mesi fa, che è CLPA. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo considerato settori produttivi, scusate la visione su questo schermo, non è quella che avevo io sul mio, abbiamo considerato solo i comparti agroindustriali che producono regolarmente quantità significative di sottoprodotti, quindi coltivazioni agricole in relazione alla quota di residui agricoli che rimangono
comunque sottratta la quota già destinata nelle stalle, e comunque questa sarà la quota che si punterà ad incrementare, tutta la zootecnia, quindi allevamenti bovini, suini, avicoli, l'industria della trasformazione dei prodotti vegetali relativamente ai materiali più alle materie prime più importanti per l'Italia, quindi uva, olive, agrumi, pomodori, l'industria molitoria, perché anche essa genera sottoprodotti, l'industria della macellazione e della lavorazione del latte. Da questi comparti produttivi abbiamo considerato la materia prima lavorata, degli indici di produzione di scarto per unità di materia prima lavorata, dei valori energetici, quindi il potenziale, la resa metanigena di ciascuno, e in questo modo abbiamo ottenuto un monte totale producibile di biometano da residui e scarti. Ovviamente abbiamo attribuito a ciascun flusso delle percentuali di avvio e recupero di gestione anaerobica, non la totalità. In questo modo abbiamo verificato che raggiungere 2,6 miliardi di metri cubi di metano è un obiettivo assolutamente fattibile. Il contributo della valorizzazione di gestione anaerobica degli effluenti zootecnici è ovviamente un contributo importante, ma sappiamo bene quanto sia importante rendere la zootecnia, la nostra zootecnia, virtuosa dal punto di vista ambientale. L'invio di gestione anaerobica degli effluenti zootecnici è una strada sicuramente indiscussa, che viene definita a livello di tecnica per migliorare la situazione, una tecnica appunto win-win, cioè doppiamente virtuosa. E l'avvio a digestione dei sottoprodotti è comunque possibile e fattibile sotto tutti i punti di vista tecnico e formale. Andiamo al tema più delicato, le colture di integrazione. I secondi raccolti sappiamo come farli, sappiamo che colture fare. Faremo nello stesso anno solare una coltura per il digestore e una coltura per il mercato per la stalla, a seconda del contesto territoriale in cui ci troviamo. Le foto sono relative alla raccolta di un triticale seguito poi da un mais in secondo raccolto. Come potete vedere abbiamo colture che si con rese e aspetto ottimali. Ovviamente chiedo davvero scusa per questo, ma non mi aspettavo il video, io lo vedevo meglio. Ovviamente produrre la quantità che ci siamo proposte come obiettivo di raggiungere da colture di doppio raccolto ci ha posto nelle condizioni di capire se davvero riusciamo a farle e dove riusciamo farle. Come ci siamo mossi? Abbiamo analizzato ovviamente il contesto agricolo italiano. Abbiamo poco più di 12 milioni di ettari di superficie agricola utilizzabile. Di questa ci siamo preoccupati di capire quali erano le superfici che noi chiamiamo potenzialmente interessabili dalla doppia coltura. E quindi cosa abbiamo considerato? Abbiamo considerato i cereali, le foraggere, pomodoro e soia. Il totale ammonta a poco più di 5 milioni di ettari. Bene. A questo punto l'altro approccio che abbiamo valutato è considerare quant'è l'entità della superficie agricola irrigata e irrigabile, perché ovviamente la disponibilità d'acqua per ottenere rese elevate è un elemento importante. I numeri che vedete ci dimostrano che abbiamo in Italia quasi 3 milioni di ettari comunque irrigati. A questo punto a ciascuna regione, le proprie caratteristiche, abbiamo ipotizzato un avvio a doppia coltura di una quantità di superficie variabile dallo 0%, perché in regioni come la Liguria o il Trentino Alto Adige non abbiamo ipotizzato doppie colture, quindi con una percentuale variabile dallo 0 al 20% di questa SAU potenziale abbiamo a disposizione circa, arriviamo a stimare 800-900 mila ettari da destinare all'inserimento di una seconda coltura. Questi numeri sono stati attentamente valutati e comunque in ciascuna regione la quantità da destinare a seconda coltura è sempre comunque ampiamente inferiore alla superficie irrigata della regione. Quindi in realtà arriviamo ad un
numero di ettari, quindi 700, 800, 900 mila euro, a seconda delle rese produttive, della cultura di integrazione che andremo a fare, che rappresentano veramente un'entità modesta della superficie agricola utilizzabile, perché è il 16% di questo, di questa SAO potenziale, e alla fine parliamo del 5-6% della SAO totale. A questi ettari di doppio raccolto ovviamente c'è un minimo di contributo, perché di colture di primo raccolto, che abbiamo ipotizzato di fare su circa 400.000 ettari, una superficie comunque che ci ricorda il set aside più gli ettari che un tempo erano a barbabietola, quindi niente di sconvolgente. Quindi dal punto di vista tecnico ci sono tutte le condizioni per arrivare davvero a quei numeri. Chiudo velocemente dicendo che, se riesco, ecco, velocemente, che comunque abbiamo adottato un criterio cautelativo, perché anche nel considerare le rese produttive non abbiamo esagerato assolutamente, siamo stati molto cauti e non abbiamo considerato, ad esempio, per quanto riguarda i residui, tutti i comparti produttivi, perché anche l'industria alimentare ne produce. Non abbiamo considerato l'industria di trasformazione della frutta, proprio per non esagerare, quindi avere comunque un approccio cautelativo. Non abbiamo considerato nei conteggi le aree marginali, dove con questo termine intendiamo quelle aree dove la produzione agricola, non, i costi della produzione non sono ricompensati, e quindi siamo sulla strada giusta, riteniamo, e ovviamente la rivoluzione agricola è appena incominciata, gli agricoltori che fanno i doppi raccolti ci sono, poi li sentirete parlare, ma siamo solo all'inizio, quindi dobbiamo assolutamente proseguire su questa strada. Grazie. Grazie Rossi. 8 miliardi di metri cubi di biogas, che sono più di quello che ormai oggi si estrae dai giacimenti di gas fossile, che si estrae dai giacimenti italiani che stanno riducendo la loro attualmente la loro capacità, le loro riserve. È molto interessante, ma sarà interessante vedere, e qui c'è lo studio, ascoltiamo adesso Dan Peters. Dan Peters c'è? Sarà molto interessante capire, Peters dell'Ecofis l'ha studiato, capire se questo obiettivo è raggiungibile. Prego. Thank you. Grazie, non ho tenuto le cuffie, quindi non ho sentito l'ultima frase, comunque grazie. Grazie al Consorzio Italiano Biogas per darmi l'opportunità di essere qui oggi. Devo dire che il pubblico colpisce visto da qui. Mi chiamo Dan Peters, sono un consulente, è una professione relativamente nuova. Rappresento una società che si chiama Ecofis. Ecofis è una società di consulenza che ha sede nei Paesi Bassi, facciamo parte di un gruppo più grande che si concentra sul settore energetico. Il mio ruolo è proprio quello di concentrarmi sulla bioenergia. Ho interagito con il Consorzio Italiano Biogas, il dottor Baron Kelly ha parlato di quante cose interessanti, fantastiche si stanno facendo qui in Italia, la rivoluzione agricola, il biogas fatto bene. Ma è importante però far sì che questa storia venga raccontata, che si dica al mondo quello che sta accadendo qui. Non è semplice di per sé, perché ci sono alcuni elementi di ciò che sta accadendo, come ho avuto modo di sentire, che possono essere molto tecnici. Cercherò di darvi un retroterra di cosa avviene là fuori, di cosa avviene nel mondo che ci circonda, come viene percepito il biogas fatto bene, biogas done right,
so far. E qual è stato il nostro contributo come Ecofis? As most of you will know, come molti di voi sapranno, è probabile che verrà varato presto un decreto governativo per incentivare l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti. A Bruxelles si parla di un nuovo pacchetto energetico per il 2030 che segue proprio questa direzione, ovvero biocombustibili e biometano in particolare per i trasporti. Tutto ciò dovrebbe chiaramente derivare da scarti, residui. How does biogas done right in che modo il biogas fatto bene si colloca in questo contesto? Il biogas fatto bene con l'ambizione di essere utilizzato come biometano anche nel settore dei trasporti. Quindi quale può essere il ruolo del biogas fatto bene in un contesto europeo e internazionale più ampio? Uno dei punti di partenza è il dibattito attuale sul pacchetto dell'Unione Europea sul clima e l'energia. Ecco perché abbiamo iniziato proprio a parlare del ruolo che potremmo svolgere, valutare ciò che si sta facendo, cercare di far sì che questo messaggio passi, che venga trasmesso. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo valutato nello specifico un'azienda agricola. Ho avuto il piacere di incontrare per la prima volta il dottor Folli ieri. Mr. Folli, Palazzetto Farm. L'azienda agricola si chiama Palazzetto. L'abbiamo valutata nel dettaglio. Abbiamo raccolto tutta una serie di dati attraverso il consorzio italiano Biogas, le persone che ci hanno aiutato. Abbiamo valutato tutta una serie di questioni, in particolare per quanto riguarda la scalabilità, la sostenibilità del biogas fatto bene, per far sì che questo messaggio potesse essere trasmesso in maniera chiara al mondo esterno. L'ipotesi di partenza è ovviamente che il biogas fatto bene rappresenti un'innovazione realmente interessante, un'innovazione che abbiamo avuto modo di testare. Un elemento molto importante che abbiamo testato è la capacità del biogas fatto bene di creare una biomassa aggiuntiva, quindi creare alimenti e combustibile, quindi non bisogna più scegliere tra alimenti e combustibile, si possono avere entrambe le cose. Una delle cose più importanti che abbiamo avuto modo di valutare, che è fondamentale da citare nell'ambito del dibattito europeo sul futuro delle bioenergie. Salterò questa diapositiva perché abbiamo ascoltato una presentazione eccellente proprio su questo aspetto. Abbiamo valutato l'addizionalità per quanto riguarda la produzione di materie prime, i secondi raccolti, le colture di secondo raccolto, una matrice di sostenibilità, biodiversità, qualità del suolo, scalabilità e anche efficacia dal punto di vista dei costi. Tutto ciò è stato sintetizzato in un rapporto che il consorzio italiano Biogas ha presentato a Bruxelles. Cercherò di citare ognuno di questi punti, approfondirli per condividere con voi i relativi risultati. Questa è l'azienda agricola Palazzetto. Vedete che ci siamo concentrati su queste tre aree: Cornaletta, Chiaso Nuovo e Chiappa Grassa. This is what we assessed. Affido la traduzione italiana per la pronuncia corretta. Combined with Rinter Triticale silage. So this is a specific system that we assessed. We heard insilamento di triticale from Lorella that can be many in inverno. Abbiamo sentito da Lorella che possono esserci tutta una serie di combinazioni di colture. Noi abbiamo deciso di concentrarci su questa combinazione di colture. Sono colture che vengono utilizzate anche in altri paesi europei per la produzione di biogas, quindi chiaramente è un riferimento che si può dare anche all'esterno. Questi sono dei risultati principali. Sui dati di resa storici,
relativi a 5, 6, 7, 8 anni fa rispetto a quello che accadeva nell'azienda agricola prima dell'introduzione del biogas fatto bene, prima dell'introduzione delle colture di secondo raccolto rispetto a quello che sta accadendo oggi. E vedete i risultati, ovviamente c'erano molte colture coltivate nell'ambito dell'azienda agricola. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo tradotto tutta la produzione precedente e attuale in unità di foraggio, unità standardizzate che possono essere utilizzate per raffrontare le varie colture rispetto alla loro capacità di produzione di contenuto energetico, per verificare qual era la produttività di questi campi prima dell'introduzione del biogas fatto bene e qual è stato il risultato dopo l'introduzione del biogas fatto really bene. Abbiamo riscontrato dei risultati sorprendenti. Li vedete qui dai grafici. C'è stato un incremento di 35 tonnellate all'ettaro su un campo e 37 su un altro. Ovviamente è un aumento enorme di produttività, in particolare per il triticale. Ciò dimostra la capacità del biogas fatto bene di non soltanto creare biogas feedstock, but at the same time create so much additional biogas that you can also biogas, ma creare un biogas aggiuntivo che ci consente di essere utilizzato per la stalla. Quindi questo è uno dei risultati principali del nostro lavoro. Poi un paio di altri elementi che abbiamo valutato. Abbiamo valutato la qualità del suolo, abbiamo raccolto molti dati. Molti li avevamo ricevuti dal Consorzio Trinano Biogas. Abbiamo osservato un incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo. Non abbiamo condotto una misurazione di lungo periodo in realtà, però sulla base delle informazioni che abbiamo ottenuto abbiamo avuto modo di osservare un incremento notevole del contenuto di carbonio e anche degli elementi nutritivi, dei nutrienti del suolo. Il fatto che il terreno sia messo a coltura tutto l'anno chiaramente riduce anche i rischi di erosione. Per quanto riguarda la qualità del suolo, in particolare la compattazione del suolo è stata ridotta al minimo applicando il digestato utilizzando un tubo, vedete qui nell'immagine, una sorta di cordone ombelicale. Io ho avuto modo di verificare altre cose simili in altre aziende agricole. E anche un incremento della biomassa del sottosuolo che aumenta chiaramente, anche prolunga la vita del suolo. Abbiamo condotto una serie di campionamenti. Devo dire che abbiamo lavorato anche con il mondo accademico per contestualizzare alcuni dei risultati. Per quanto riguarda l'immagine, sono immagini che molto chiare. Perché le seconde colture non vengono utilizzate in modo così ampio in Europa? Alcuni pensano che non sia possibile, perché pensano che magari in inverno il suolo debba riposare, non soltanto gli agricoltori debbano riposare in inverno, ma anche il suolo. Quello che abbiamo osservato per quanto riguarda l'acqua, ovviamente nell'estate c'era un sistema di irrigazione, ma in inverno non c'è stato un incremento dell'irrigazione, è stato importante per noi verificare questo aspetto anche alla luce delle condizioni climatiche dell'Italia, che ha un clima piuttosto umido. L'irrigazione delle colture estive è stata effettuata attraverso un investimento in un sistema di irrigazione a goccia. Il consumo generale di acqua ha registrato un calo. Water consumption by the additional crop, right? So there will be some additional water consumption operating by the additional crop.
con la seconda cultura, potrebbe esserci un lieve incremento del consumo di acqua, ma prevediamo che nel contesto attuale, con condizioni di umidità, questo consumo aggiuntivo possa comunque essere limitato. On-farm biodiversity, another element that we assessed. Presso l'azienda agricola, un altro elemento che abbiamo valutato. Developed Wageningen kind of a small methodology to abbiamo sviluppato una metodologia per verificare questo aspetto. Data and insights, sulla base di dati site, we found raccolti that, sul sito. One important thing was abbiamo riscontrato una cosa molto importante, so, non ci sono stati cambiamenti dal punto di vista della gestione, quindi non sono stati utilizzati fertilizzanti o pesticidi aggiuntivi che potessero avere un impatto negativo sulla biodiversità. Il fatto che il terreno sia messo a coltura tutto l'anno dà anche un riparo a specie animali e anche un impatto positivo nel sottosuolo. We calculated the GHG saving. I understand abbiamo there will be much more calcolato il risparmio LCA di gas serra. Credo che ci sarà uno studio interessante che verrà pubblicato a breve. Noi comunque abbiamo fatto dei nostri calcoli. Abbiamo riscontrato un risparmio notevole di circa 87%, superiore rispetto al biogas convenzionale che garantisce un risparmio del 70%, con directive, the red la nuova direttiva sulle energie rinnovabili, il comparatore dei fossili sarà ancora superiore, quindi significa che anche il risultato del biogas sarà maggiore. Per quanto riguarda la scalabilità del business case, allora sappiamo che i costi went down, 21% and biogas cost 43% di foraggio si sono ridotti, anche quelli del biogas per le materie prime. Abbiamo condotto una valutazione sulla scalabilità che si concentrava soltanto su mais e triticale, un po' diverso dal lavoro svolto dal consorzio italiano biogas, e abbiamo verificato che dovrebbero esserci quantomeno 1 milione di ettari utilizzati per introdurre la coltivazione sequenziale, quindi le colture di secondo raccolto a mais e triticale, senza chiaramente avere un impatto su altre colture in Italia e in Francia. Zooming out to the bigger picture, what does diamo this all sguardo mean? Al quadro più ampio, cosa significa of course tutto questo? It's nice to know that, ovviamente fa you know, piacere right, sapere che il biogas fatto concept, bene è un concetto sostenibile che andrebbe quindi what does that mean in the end? Diffuso e promosso, ma cosa significa a conti fatti? Qual è la nostra opinione? Ne abbiamo parlato ieri con Stefano, Piero e con altri. La nostra idea, la nostra impressione è che sapere che il biogas fatto bene offre biomassa aggiuntiva, biomassa scalabile in maniera realmente sostenibile, significa che il ruolo del biometano in futuro possa essere molto più ampio. Abbiamo visto le previsioni fatte dal CIP al 2030. Ciò significa che il biometano potrà svolgere un ruolo veramente molto importante nella transizione energetica, perché la narrativa dominante oggi è elettrificazione completa, che porterà quindi ad una transizione energetica molto costosa. Qui vedete il quadro che si riferisce ai Paesi Bassi per quanto riguarda anche la rete elettrica, il consumo di elettricità e gas. Questa è la capacità di stoccaggio che abbiamo oggi. Gas storage costa only 2 cents per megawatt hour. 2 centesimi per megawattora per lo stoccaggio di gas rispetto alle stime più recenti di 100, che è 50 volte più alto chiaramente. Quindi sapere che il biogas sia scalabile in modo sostenibile, sapere che in futuro avremo bisogno di avere una capacità di bilanciamento e di flessibilità maggiore in questa transizione energetica sarà il valore reale del biogas fatto bene. Questa è la mia opinione. Thank you. Grazie. Grazie Dan Peters.
thank you, Dan Peters. In sostanza, lo studio condotto in essence, in research padana, study that was carried out in the Po Valley dimostrato che questo tipo di doppio raccolto, quello per il mercato, per le stalle e quello per il biogas, migliora le rese, riduce la quantità e fabbisogno di integratori nel terreno, migliora la qualità del terreno, riduce i fattori di erosione, una serie di considerazioni che portano ad augurarsi, a stimare un milione di ettari tra Italia e Francia che possono ospitare questo tipo di tecnologia di doppio raccolto sviluppato appunto per ottenere biogas e biometano. To obtain biogas and biomethane. Adesso vorrei i tre agricoltori I would like to hear from three farmers, previsti. The three farmers that were supposed to participate in the panel. Uno, who are they? Due e tre. One, two and three. Cambio di. Perché passare dallo studio alla pratica, dalla pratica in campo, bisogna vedere se funziona. Quindi voi avete provato, siete pronti a sperimentare, presentatevi allora, seguiranno, cominciamo da, vado in ordine dalla vostra sinistra per la sala. Io sono Ernesto Forni, buongiorno, agricoltore in provincia di Cremona. Cremona è l'azienda che è stata oggetto dello studio presentato da Dan Peters di Ecofis adesso, quindi avete già imparato un po' a conoscerla. Quello che vi posso dire io come proprietario dell'azienda, un po' molto brevemente la storia dell'azienda, è a Cremona, quindi nel centro della zootecnia del latte italiana, in Lombardia, cioè si fa il 45% quasi del latte di tutta Italia, a Cremona il 12-13%, quindi siamo proprio nella zootecnia tradizionale, mais e latte. L'azienda della nostra famiglia dal 700, quindi da sempre, condotta direttamente dalla mia famiglia, facendo latte, cereali, orzo e mais. E nel 2008 ho iniziato a pensare di partire con questa avventura del biogas, ho cominciato a girare in Germania e in Austria per cercare di imparare da chi aveva già iniziato a fare questo tipo di attività, e ricordo in particolare un'azienda in Austria al confine con la Repubblica Ceca dove c'era un impianto di biogas, dovevo andare a visitare l'impianto e c'era un camion a rimorchio che andava avanti e indietro, io ho chiesto cosa fosse questo camion, aveva un cassone diviso in due, sopra trasportava insilati di avena, di segale, che acquistava in un'azienda al confine in Repubblica Ceca, dall'altra quindi varcava al confine, sotto c'era il cassone con liquame, e quindi questo camion andava avanti e indietro portando il liquame e gli insilati autunno-vernini dalla Repubblica Ceca, li trasformava negli impianti di biogas, la termia degli impianti di biogas, c'era una falegnameria dove essiccava il legno, e poi riportava il disestato nell'altra azienda. Quindi tornando a casa ho pensato che valorizzazione c'era di quello che io ritenevo fino a quel momento un problema, cioè il liquame che non sapevo dove buttare nei miei campi. E da lì è partita l'iniziativa del biogas. In un'azienda che siamo a Cremona, terreno fertile eccetera, però siamo in una zona dove c'è molta sabbia, anche il 30% della mia azienda ha circa l'85-87% di sabbia, quindi noi arrivavamo a poter produrre dello yes, degli erbai da foraggio, e poi da maggio il terreno restava incolto fino alla successiva semina autunnale ancora di yes, proprio perché non c'era una fertilità sufficiente sul terreno così sabbioso per fare una doppia coltura. Con l'arrivo del biogas, quindi da una parte la risorsa digestata, abbiamo imparato piano piano a sfruttarla, e in questi anni le superfici dedicate nell'azienda alla doppia coltivazione, come è stato presentato nelle presentazioni precedenti, è via via aumentata. Siamo partiti prima del biogas a fare circa un 10% a doppia coltivazione, ormai quest'anno abbiamo superato il 70% dell'azienda a doppia coltivazione. Questo, rivolgendomi anche agli agricoltori presenti,
sembra una percentuale alta, ovviamente le cose sono diventate più difficili, bisogna essere più efficienti, più veloci, appoggiarci a tecnologie, anche a una meccanizzazione più spinta per essere molto tempestivi nelle finestre, soprattutto autunnali, in cui c'è la possibilità anche dal punto di vista climatico di poter seminare delle superfici importanti così a doppia coltivazione. C'è bisogno di investimenti importanti o bastano, diciamo, la naturale capacità di investimento di un'azienda? Per quanto riguarda gli aspetti culturali, ho accennato, bisogna investire un po' in meccanizzazione, però il giro economico anche è molto veloce, nel senso che una doppia coltivazione e l'incremento della fertilità dei terreni, l'incremento della sostanza organica che in questi anni abbiamo verificato proprio sui nostri terreni, ci porta a un forte aumento della produttività, quindi sicuramente ha una maggiore convenienza. Cambio di voce. E di esperienza. Buongiorno a tutti. Allora, la storia dell'azienda è molto simile a quella che ci ha raccontato Ernesto. Anch'io sono di Cremona, quindi la nostra azienda produce storicamente latte e cereali. Poi abbiamo iniziato anche noi, dopo le visite in Germania obbligatorie, un'avventura più grande. Avete anche allevamento? Abbiamo allevamento di vacche da latte, mangiamo circa 400 vacche. Abbiamo 400 vacche in lattazione, l'azienda si estende su circa 950 ettari, di cui quasi 300 quest'anno saranno doppio raccolto. Doppio raccolto fatto secondo tutti i crismi del biogas fatto bene, cioè l'utilizzo e la valorizzazione massima della risorsa digestato. Queste foto tra l'altro sono diverse dalle foto, sono derivano dalla mia azienda. La cosa che stiamo cercando di fare in questo questi anni, sviluppando il concetto dell'utilizzo e della valorizzazione digestato, è quella di mettere assieme sia il potenziale del materiale, quindi del fertilizzante organico, utilizzandolo con la precision farming, quindi con le macchine guidate dai GPS e mettendo assieme anche i nuovi concetti della minima lavorazione. Quindi la miscela delle tre ci sta portando grosse soddisfazioni, perché i livelli produttivi non sono assolutamente diminuiti. Anzi, abbiamo avuto anche sensibili incrementi, perché l'utilizzazione in precisione del digestato è una cosa che stiamo scoprendo ancora, ha un potenziale grandissimo. La bella notizia è che abbiamo messo in sicurezza il conto economico del costo di produzione del latte, perché oltre a produrre cereali per il digestore o per il mercato, riusciamo a produrre anche proteine, no? Quindi siamo passati alla fase proteica, perché stiamo cercando infatti quella trincea che vedete nella foto è la trincea della soia che abbiamo fatto quest'anno, stiamo cercando proprio di abbassare il costo economico della nazione autoproducendoci buona parte delle proteine. Queste tecniche che sono molto, diciamo, un po' complicate se devo dire, ma fattibili, no? Dopo superato un po' di difficoltà iniziali, sono assolutamente fattibili, ci stanno portando ad avere un esubero, no? Di produzione, perché di fatto finché non lo scenario del biometano non sarà chiaro, quindi non si potrà pensare di investire in un ulteriore impianto di produzione di biocarburante eccetera, stiamo tornando al mercato con i cereali, e devo dire che grazie a queste tecniche il conto economico della coltura sta tornando in attivo, perché come sapete il costo delle rate è molto basso, e quindi con le lavorazioni tradizionali e l'utilizzo dei mezzi tecnici convenzionali, l'acquisto dei concimi eccetera, assolutamente conto difficilmente torna. Invece grazie alla tecnica così messa a punto riusciamo addirittura ad avere un piccolo margine anche sulla vendita del mais granella. Vorrei se è possibile avere un dato, se mi può dare il dato di
sul costo del latte, che vantaggio il costo di produzione, che abbiamo ridotto, grazie all'inserimento della soia insilata, quasi il 10% di saving nel costo razione, e per chi si intende di vacche è un numero molto importante, sembra poco ma è tanto, ed è una delle poche armi che abbiamo per resistere all'otto volante dei prezzi che si sta verificando soprattutto nel mondo del latte. Pensate di aumentare, adesso avete circa un terzo dell'estensione, pensate di aumentare allora il nostro piano, sempre che il nostro piano, la nostra idea per il futuro è questa: vorremmo investire in tecnologia per l'irrigazione, perché naturalmente dopo i raccolti c'è anche un'ora padana, sapete che l'estate fa caldo, quindi serve l'acqua assolutamente e va usata in modo corretto, quindi tecnologia dell'irrigazione per passare ad almeno 500 ettari dopo il raccolto per poter alimentare o un nuovo impianto di biometano, se ormai fosse le condizioni si, come tutti auspichiamo, si verificheranno, e nel frattempo commercializzare i cereali come abbiamo sempre fatto. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Carlo Vanzetti, allevatore, agricoltore in Candiolo a 15 km da Torino. La nostra è un'azienda agricola zootecnica con circa 700 animali, produciamo sia latte che carne e siamo soci di Cooperativa Speranza, nata nel 1974 dalla lungimiranza dei nostri genitori. Avete anche ettari di terra? Sì, allora la nostra azienda è circa 250 ettari di terra, con Cooperativa Speranza tutti assieme ne abbiamo circa 500. Questa terra viene usata in parte per l'alimentazione del bestiame, che messo tutto insieme quello di Cooperativa Speranza sono circa 1500 capi, e il resto viene usata per la gestione dei due impianti di biogas da 1 megawatt. Praticamente se escludiamo l'erba medica e i prati stabili, il resto della cultura è fatto tutto in doppia cultura, e seguendo anche attentamente l'analisi dei terreni e le capacità produttive, noi in questi anni siamo arrivati a non usare più concimi chimici. Fino all'anno scorso diciamo che usavamo ancora 25 kg di biamonico per la coscienza sulla fila, diversamente crediamo che dall'analisi che abbiamo non c'è più bisogno. È interessante che porta questo percorso verso il mercato del biologico. Non voglio dire che il mercato biologico è meglio di quello dell'urea, assolutamente, voglio solamente dire è veramente una diversificazione, è un percorso, e questo percorso ci aiuta lungo questa strada senz'altro se decidiamo di farla, indubbiamente senz'altro è così. Io credo che nel nostro ambito abbiamo creato comunque la vera economia circolare, perché alla fine partiamo dai campi, andiamo alle mucche, le mucche producono il latte, producono il liquame, lo trasformiamo in energia, in calore col quale scaldiamo il vicino ospedale e istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, dopodiché ritorniamo ai campi e dai campi ripartiamo dalla bocca della vacca. Va bene, grazie mille. No, sono state esperienze molto interessanti, io che sono un cittadino, per cui è un mondo a me assolutamente, lo vedo dal finestrino dell'automobile o del treno, questo mondo, per me sono degli specchi, delle visioni di un modo di fare imprenditoria molto interessante. Vorrei cambiare voce però, dare la parola a Piero Gattoni. Piero Gattoni, dov'è? Piero Gattoni. E lasciare al Presidente per qualche minuto il compito di guidare gli ospiti stranieri. Ah no, è vero. Scusate, Laura Valli. Ho sbagliato io. But there is another presentation. Chiedo scusa, Laura. I apologize with you again, so I made a mistake because our agenda says something else. Laura Valli.
che ci farà entrerà nel merito di come dall'esperienza veniamo all'analisi. We get to buongiorno a tutti. Analysis. Good morning to allora, everyone. La mia presentazione riguarda l'aspetto, uno degli aspetti fondamentali anche legato alla possibile diffusione del modello del biogas downright, che è quello della sostenibilità ambientale. Proprio per rispondere a questa domanda, se questo nuovo modo di fare biogas è sostenibile, abbiamo condotto uno studio abbiamo intendo il mio istituto, che è il CEBIA di Reggio Emilia, in collaborazione con il CIB e con il professor Bruce Dale e il suo staff dell'Università del Michigan, e i risultati di questo studio sono attualmente contenuti in un paper che è stato presentato per pubblicazione alla rivista Biofuel Bioproducts and Biorefinery. Lo studio appunto focusing on these themes. Problemi di avanzamento. I'm having trouble with the slides. Ha voluto valutare la sostenibilità del biogas downright. Study was aimed at assessing the sustainability of biogas downright. Di sostenibilità, il criterio di sostenibilità che come tutti sapete contenuto nella direttiva sulle energie rinnovabili, che è quello di valutare le emissioni di gas serra. Quindi l'approccio è stato appunto quello di quantificare le emissioni di gas serra, che è uno degli impatti ovviamente ambientali, però è quello su cui quando parliamo di biocombustibili, biocarbolanti, è quello su cui si accentua la maggiore attenzione naturalmente. E quindi la di biogas? Condurre una valutazione del ciclo di vita di questo tipo di produzione energetica. L'altro criterio molto importante, che è sempre contenuto nelle direttive europee, è quello del biocarburante avanzato. Cosa significa appunto l'avanzato? È quello di cui abbiamo parlato finora, cioè un modo di produrre biocarburanti che non competa con la produzione o il cibo o di mangimi, e che quindi non costituisca un altro rischio potenziale per la sostenibilità. E in questo senso appunto le colture di secondo raccolto, le sequential cropping, non sono finora considerate un biocarburante avanzato, ma l'obiettivo sarebbe proprio quello che nelle revisioni della direttiva sulle energie rinnovabili vengano invece considerati. Directive on renewable energy, sequential cropping is considered. Quindi lo studio ha riguardato, abbiamo voluto considerare degli impianti esistenti, degli impianti a scala reale. Abbiamo preso quindi in considerazione quattro tipologie di impianti che avessero delle caratteristiche produttive anche abbastanza differenti. Di questi impianti, uno è un po' il nostro riferimento, che non segue il modello del biogas fatto bene, mentre gli altri tre sono quelli che seguono questo tipo di approccio. Allora, il primo impianto è un impianto di prima generazione, un impianto da 1 megawatt alimentato esclusivamente a silo mais. Quindi è un impianto che ha un'azienda con una superficie di circa 280 ettari quindi si tratta di una tipologia di impianto convenzionale, rispetto al quale in un certo senso noi abbiamo fatto poi i confronti sulle delle altre tipologie di impianto. Il secondo impianto è sempre un impianto della stessa potenza, quindi un impianto da 1 megawatt, che invece viene alimentato prevalentemente con culture
diciamo di primo e di secondo raccolto. Crops, l'abbiamo chiamato crop manure per dire che c'è questa associazione fra colture e gli effluenti di allevamento, perché è un impianto che si trova in un'azienda zootecnica da circa 600 capi bovini, di cui 300 circa vacche in produzione. E la, nelle torte voi vedete la distribuzione. Vedete la distribuzione, diciamo, del carico organico al digestore. Quindi vedete che c'è in questo in verde la parte di coltura, in rosso sono gli effluenti di allevamento e in giallo sono sottoprodotti, che in questo caso sono scarti di lavorazione delle patate e, e dei cereali. In questo caso l'alimentazione al digestore è fatta in prevalenza da doppie colture, anche se c'è comunque una certa quota anche di silo mais di primo raccolto. L'altro sono silo sorgo e silo triticale. Nel terzo impianto che abbiamo considerato abbiamo invece un impianto che è realizzato da un consorzio di allevatori. Allevatori bovini e allevatori avicoli, quindi l'alimentazione al digestore è in larghissima prevalenza fatta da effluenti zootecnici, pollina e liquami bovini. Quindi vedete appunto più del 90% del carico organico è costituito dagli effluenti e rimane una piccola quota invece dovuta a silo sorgo, colture. È un impianto un po' più piccolo come potenza e si trova, tutti questi tre impianti sono nel nord Italia, mentre l'ultimo impianto che abbiamo considerato è un impianto collocato nel sud Italia, in Puglia. È un impianto anche questo da un po' più piccolo, da mezzo megawatt, ed è alimentato prevalentemente in questo caso da sottoprodotti ed effluenti di zootecnici, quindi l'abbiamo chiamato byproduct manure perché ha appunto una quota molto ampia anche di sottoprodotti. È un impianto che sorge in un'azienda agricola zootecnica, nel senso che ha sia una stalla bovina che dei capi avicoli o galline vaiole, polli da carne, e fa la lavorazione del latte, per cui al digestore vanno sottoprodotti come il siero, i sottoprodotti della lavorazione delle olive, quindi sansa e acque di vegetazione, e anche una quota di pastazzo di agrumi che viene preso dall'esterno, e ovviamente tutti gli effluenti dell'azienda vanno al digestore. So all the effluents, all the waste from this farm goes to the digester. Che cosa abbiamo incluso nella nostra analisi per valutare le emissioni? Questo sono quello che nel gergo LCA, cioè l'analisi che ne abbiamo fatto, che è un'analisi delle emissioni, come si dice, dalla culla alla tomba o dalla culla al cancello dell'azienda. Dobbiamo includere tutti i processi, non soltanto quelli che avvengono direttamente nell'azienda, ma anche i processi le emissioni che avvengono nei processi a monte per fornire gli input necessari all'azienda stessa. Quindi intanto rispetto a che cosa abbiamo valutato queste emissioni, bisogna prendere un riferimento che naturalmente parliamo di energia. Sono le unità energetiche e in tutti questi impianti attualmente viene prodotta energia elettrica, quindi ovviamente uno dei nostri riferimenti è stata il kilowattora, però diciamo che nulla vieta che in un futuro producano biometano, per cui abbiamo voluto fare anche l'analisi relativamente a quest'altra possibilità produttiva, prendendo in considerazione come unità il megajoule. E dal punto di vista di quello che sono invece le fasi emissive considerate, abbiamo preso in considerazione tutta la parte di produzione dei mezzi tecnici che stanno a monte delle emissioni che avvengono direttamente in azienda, e con questo intendo principalmente la produzione per esempio dei fertilizzanti che vengono utilizzati per le produzioni culturali, dei agrofarmaci, dei combustibili, cioè tutti quegli input tecnici
che sono prodotti al di fuori dell'azienda ma che vengono utilizzati per le produzioni aziendali. Quello che naturalmente invece production. Abbiamo lasciato fuori dalla nostra analisi sono quei processi che non sono stati modificati dall'introduzione dell'impianto di digestione anaerobica, cioè non abbiamo considerato la produzione di latte oppure la produzione di carne, cioè diciamo quello che di fatto production. L'introduzione dell'impianto non ha modificato. What the implant basically, the introduction of the plant has not changed. Diciamo in quali fasi abbiamo soprattutto le emissioni di gas serra? Le abbiamo appunto nella produzione delle colture. Queste sono soprattutto legate alle emissioni di protossido d'azoto, che è un gas serra molto potente con una capacità di riscaldamento globale che è circa 300 volte superiore a quella della CO2. E le emissioni di protossido d'azoto vengono dal fatto che noi fertilizziamo i terreni con fertilizzanti azotati e ci sono processi di nitrificazione e denitrificazione che avvengono nel suolo che danno luogo a queste emissioni. Quindi c'è, diciamo, nella fase di produzione abbiamo questo tipo di emissioni. Un altro componente importante nelle emissioni sono quelle legate all'impianto di digestione anaerobica. In questo diciamo c'è una parte che è dovuta alla produzione dei materiali con cui è stato realizzato l'impianto, però di fatto questa parte è veramente molto piccola rispetto ad altro, nel senso che siccome viene poi diluita sul numero d'anni di vita dell'impianto, diciamo è una componente molto piccola. Invece quello che incide in maniera più rilevante dal punto di vista appunto dell'impatto sui gas serra sono le perdite, diciamo così, inevitabili, ma anche insomma inevitabili in una certa misura di metano che si hanno perché abbiamo delle perdite cosiddette fuggitive nell'impianto, dalle valvole, dai teli, quindi sono delle perdite che sono anche molto difficili da quantificare e da stimare. Che però quindi hanno anche un possibile range di valori abbastanza ampio che sono molto funzione anche magari della migliore o peggiore conduzione dell'impianto stesso o anche dell'età dell'impianto se vogliamo, perché può essere che nel tempo queste situazioni peggiorino. Noi abbiamo utilizzato una stima che viene spesso riportata in diversi lavori che è dell'1% della produzione di metano dell'impianto, quindi questa è la perdita che si ha dell'impianto di digestione anaerobica. Alla stessa maniera abbiamo dato un valore a quello che può essere la perdita dell'impianto di upgrading nel caso del biogas della produzione di biometano e quindi una fase appunto di upgrading del biometano. In questo caso il valore utilizzato è stato di 1,5% della produzione complessiva. Queste diciamo sono le componenti in emissione, però abbiamo anche considerato invece delle componenti in diciamo così riduzione delle emissioni, nel senso che il fatto di avere l'impianto di gestione anaerobica nell'azienda zootecnica consente di evitare lo stoccaggio degli effluenti, quindi non abbiamo più emissioni di metano e di protossido d'azoto nella fase di stoccaggio degli effluenti perché questi vanno rapidamente, vanno immediatamente al processo, quindi qua abbiamo le cosiddette emissioni evitate questo dallo stoccaggio dei liquami. Abbiamo anche delle emissioni evitate della produzione di fertilizzanti perché come abbiamo anche sentito nelle presentazioni di prima il digestato utilizzato come fertilizzante ci consente un risparmio di fertilizzanti minerali, quindi evitiamo le emissioni legate alla loro produzione. E un altro aspetto molto importante sempre che è già stato ricordato è quello del possibile aumento della sostanza organica del suolo che ci consente l'utilizzo costante del digestato che si traduce in sostanza in un sequestro di carbonio nel suolo. Anche questo è un elemento che diciamo è complicato quantificare e per questo ci siamo anche qua basati tutto sommato su dei riferimenti di letteratura dando diciamo un valore di potenziale sequestro basato di fatto su un bilancio di quello che è la sostanza organica che torna al suolo. Sostanza organica prodotta dalle colture addizionali, cioè soltanto la quota diciamo che noi abbiamo prodotto addizionalmente rispetto alla tradizionale gestione dell'azienda.
è stato conteggiato come un potenziale sequestro nel suolo. Quindi, riassumendo brevemente quello che sono gli elementi del nostro bilancio, abbiamo dal punto di vista delle emissioni tutta la parte della coltivazione, cioè l'emissione delle colture, una quota di emissioni dei trasporti, nel caso in cui ci siano per esempio nell'azienda che usa gli effluenti di allevamento ha comunque una componente di trasporto, la parte di trasformazione energetica, cioè impianti di biogas o di biometano, e le emissioni dallo stoccaggio del digestato. Ecco, questo è un aspetto, diciamo, che noi nel nostro studio abbiamo considerato impianti in cui la vasca del digestato è coperta, ma nel caso in cui sia scoperta può essere una componente importante del bilancio emissivo, può contribuire alle emissioni per un valore che va dal, non so, dal 20 al 60% delle emissioni complessive. Quindi è molto importante che la vasca del digestato sia coperta. Invece dal punto di vista dei cosiddetti crediti, diciamo, abbiamo le emissioni evitate dal stoccaggio degli effluenti, le emissioni evitate nella produzione dei fertilizzanti e il discorso del sequestro del suolo. I risultati. Allora, qua vedete un po' qual è il contributo di ciascuna delle componenti. In azzurro avete la parte di produzione delle colture, quindi questa è l'azienda, diciamo, che non appartiene al modello biogas fatto bene, in cui noi abbiamo componenti in emissione perché c'è la produzione delle colture, la emissione dall'impianto di biogas e le emissioni dalla quota dall'impianto di upgrading del biogas. Quello che vedete in bianco e rosso è ovviamente il bilancio fra emissioni e crediti. Vedete che in questo caso l'impianto realizzato con alimentazione prevalentemente a effluenti zootecnici, c'è questo contributo in negativo molto importante, che è quello delle emissioni evitate dallo stoccaggio degli effluenti. Quindi questo ovviamente, diciamo, vedete che dà una quota molto rilevante al bilancio, tanto da renderlo decisamente negativo. Cioè, con questo significa che noi non stiamo emettendo gas serra, ma di fatto ne stiamo evitando l'emissione. E diciamo, in tutti e due questi casi noi siamo a un bilancio negativo grazie soprattutto a questa quota, diciamo, di emissioni evitate per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, però anche nell'azienda che fa un alto uso di colture, cioè questa azienda con colture ed effluenti, vedete che in questa parte indicata in, diciamo, rosa è la parte che abbiamo stimato come contributo dato dal sequestro del carbonio nel suolo. Non è così rilevante, ma può essere molto importante, tanto da portare appunto il bilancio complessivo tutto sommato a un valore che si avvicina a una neutralità emissiva, un carbon neutral. Quindi, per concludere, abbiamo poi comparato queste valori di emissione con quello che viene definito il fossil fuel comparator, cioè il comparatore fossile. La Unione Europea ci dà alcuni possibili riferimenti come comparatore fossile, che sono quelli del gas naturale, che viene quotato a 72 grammi di CO2 equivalente per megajoule, però considerando il fatto che il biometano può essere utilizzato come combustibile, come carburante, ha senso anche utilizzare come comparatore quello del gasolio, comunque un comparatore dei carburanti, che è a pari a 84 grammi di CO2 equivalente per megajoule, o ancora, diciamo, se vogliamo considerare il fatto che le energie fossili che noi vogliamo sostituire con le energie rinnovabili sono quelle in un certo senso più impattanti, quelle che vengono definite il comparatore fossile marginale, cioè quello che è più difficile da in qualche modo estrarre o più anche energeticamente che richiede più energia, più
anche più emissioni, di conseguenza. Questa è una stima che è stata fatta da Ecofis per un comparatore fossile a 115. Quindi voi vedete che i nostri impianti che seguono il modello del biogas done right hanno appunto un valore di emissioni decisamente inferiore, anche nel caso diciamo del impianto alimentato prevalentemente a colture, rispetto al comparatore fossile, decisamente superiori al valore del 60% di riduzione che viene richiesto dalla direttiva europea per il 2018. Thresholds in set out by the European Commission. Mentre invito Stefano Fiorani ad avvicinarsi al palco, ringrazio molto Valli, che con Fiorani c'è, vero? Is Mr. Fiorani around? Che ci ha dato i numeri delle indicazioni che ci aveva dato all'inizio Peters dell'Ecofis, ci ha fatto vedere che fisicamente con i numeri si può andare non solamente in pareggio ma addirittura in emissioni negative, emissioni evitate. Due cenni sugli spunti che ci ha offerto Valli. Il primo è la dimensione dell'azienda. Abbiamo visto che i tagli d'azienda che fa questo tipo di intervento sono tagli di aziende abbastanza grosse. Il caso pugliese di un'azienda di dimensioni più contenute suggerisce che l'alleanza tra imprese agricole piccole può conseguire risultati molto interessanti, cioè questo tipo di progetto può funzionare anche sull'impresa di dimensioni minori. Secondo spunto è quello dei mezzi tecnologici e qui Fiorani ci può dare un modo come integrare, ci può dare un'indicazione così come si può integrare in modo più compiuto l'utilizzo del biometano. Prego. Buongiorno a tutti. Good morning to everyone. Ok, mi chiamo Stefano Fiorati e lavoro in Cenac Industrial come responsabile del gruppo Tractor Innovation e Propulsion Engineering. Fondamentalmente facciamo ricerca e sviluppo applicata al segmento trattori. Ok, prima di entrare nell'argomento, nel merito dell'argomento, vorrei inquadrare un attimo il gruppo CNH Industrial, che è un gruppo costituito da 12 brand, come potete vedere, che progetta, produce e commercializza macchine per l'agricoltura, macchine per il movimento terra, veicoli commerciali, veicoli speciali, ricordando il brand Vecco Defense e Magirus, motori e trasmissioni. Il gruppo è quotato allo Stock Exchange di New York e alla Borsa Telematica di Milano. Ok. Il brand New Holland, come si inquadra il brand New Holland all'interno di questo gruppo? Fondamentalmente il brand New Holland è il gruppo leader nel settore delle macchine agricole, offrendo un'ampia offerta di prodotti che poi vedremo nella prossima slide, ha una presenza globale e soprattutto una solida e capillare presenza in modo tale da offrire supporto ovviamente ai farmer. Ok. Come potete vedere, l'offering del gruppo New Holland spazia dai trattori alle macchine da raccolta, quindi mietitrebbie piuttosto che forage harvester, alla gestione del raccolto, alla gestione del suolo, quindi seminatrici, planters, fino alla gamma di construction per l'agricoltura. Dal 2006 il brand New Holland è inquadrato come Clean Energy Leader in quanto appunto dal 2006 abbiamo cominciato un percorso di sviluppo per quelli che sono i carburanti alternativi, per tutte quelle attività mirate al miglioramento dell'efficienza della macchina e anche del processo. Pensate ai veicoli autonomi che abbiamo recentemente presentato e all'interno appunto di questo, se vogliamo chiamarlo
focus area, è nato 5 anni fa il progetto del trattore a metano. Ok, per questioni di tempo ho tagliato la parte relativa alla prima generazione, qui parleremo solo della seconda generazione di prototipi. Comunque la seconda generazione che andremo a vedere è effettivamente quella che ad oggi sta lavorando in campo, e poi vedremo alcune immagini, ed è quella sulla quale effettivamente stiamo facendo tutte le nostre attività di raccolta dati allo scopo di portare avanti lo sviluppo. Ok, la seconda generazione di prototipo trattore a metano è caratterizzata fondamentalmente da un'ottima integrazione del motore, un F6 5,9 litri con una potenza massima di 179 cavalli ed una coppia massima all'albero motore di 740 Nm. Come potete vedere, l'integrazione, l'ottima integrazione del motore ci ha permesso di riutilizzare effettivamente gli ausiliari motore provenienti dal diesel, ma soprattutto ci ha permesso di avere un layout macchina che è inalterato in termini di dimensioni rispetto a quelle che abbiamo in corrente produzione. Questo significa che potenzialmente l'offering del trattore metano può coprire tutte le varie tipologie di trasmissioni che abbiamo in mercato. Il primo scoglio che lato tecnico abbiamo dovuto superare è stato quello di portare una macchina a avere delle prestazioni paragonabili a quelle del diesel. E come potete vedere dall'immagine in slide, abbiamo ho riportato le curve caratteristiche del motore, coppia e potenza, e siamo effettivamente allineati con quelle che sono le caratteristiche del diesel. Addirittura in alcuni punti siamo anche meglio, come potete vedere, in termini di potenza e di coppia. Ovviamente, ricordo, è ancora un prototipo e lo si può notare da alcune differenze, specie nei bassi giri. Ovviamente è un'attività in corso, ci stiamo lavorando, e il fatto di avere trattori che lavorano in campo ci permette poi di portare avanti il nostro sviluppo. Ma quali sono stati i key drivers che ci hanno guidato all'inizio nella scelta di questo progetto? Prima di tutto il fuel cost saving, che è stato stimato tra un 20 ed un 40% rispetto all'equivalente diesel, il che ci dà la possibilità di avere una chiara opportunità di business. Scendendo nel dettaglio, è chiaro che il motore è un motore a ciclo 8, quindi per sua natura meno efficiente di circa un 10% rispetto al ciclo diesel. Ma se il costo del metano, in euro per chilo è inferiore a 1,1 il costo del gasolio in euro al litro, allora effettivamente l'opportunità di business sta in piedi. Voglio portare con queste slide alcuni numeri valutati, una stima fondamentalmente valutata nel caso specifico della fattoria La Bellotta a Torino, nella quale abbiamo portato avanti buona parte dello sviluppo sia della prima generazione sia della seconda generazione di prototipi a metano. In particolare, se andiamo a confrontare il costo del diesel alla stazione di servizio, che è 1,40 più o meno, contro il costo del metano sempre alla stazione di servizio, abbiamo un primo saving che si attesta attorno al 36%. Ma tutti sappiamo che in agricoltura esiste il gasolio agricolo, che ha ovviamente un costo inferiore. Se assumiamo, l'assunto è qua, non si vede in nero, comunque, se assumiamo che il costo del metano per uso agricolo sia equivalente al costo del metano per uso industriale, il saving balza al 43%.
E se introduciamo in questa stima il biometano, potenzialmente con un costo di 0,40, perché in questo caso assumiamo che al costo del biometano siano applicati gli stessi incentivi che oggi vengono applicati per la produzione di energia elettrica, allora il saving arriva ad un potenziale 55%. Voglio dire, questa è una stima, però nei primissimi mesi di sviluppo, ho passato sei mesi in Austria presso un'azienda agricola, testando il trattore, ed effettivamente il saving alla fine di quei mesi era attorno al 50%, quindi non ci siamo tanto lontani. Per cui è chiara l'opportunità di business che andiamo ad introdurre con l'utilizzo di questo trattore metallico. Inoltre il trattore metano fitta benissimo all'interno del ciclo di produzione, quella che è la visione dell'energy dependent farm, in cui il trattore lavora per raccogliere le biomasse che vengono combinate appunto con gli scarti per produrre biogas, successivamente il biogas utilizzato per produrre calore ed elettricità, ma attraverso il sistema di upgrading può essere utilizzato per rifornire il veicolo. Un'altra opportunità, un altro key driver che ci ha guidato in questo progetto è l'inquinamento, cioè praticamente con l'utilizzo di questo trattore metano andiamo a favore dell'emissione di CO2 e di inquinanti. In particolare, in particolare se da letteratura andiamo a considerare l'approccio well to wheel, effettivamente noi possiamo dire che il veicolo a biometano ha un'emissione di CO2 effettivamente equivalente all'equivalente veicolo elettrico, quindi è chiaro che andiamo in favore di quello che è l'emissione di CO2 che verrà prima o poi inevitabilmente richiesta dalle legislazioni. E inoltre riduciamo dell'80% gli emissionamenti inquinanti rispetto al diesel. E questo va non solo a favore dell'ambiente, ma anche a favore del nostro lavoro di ingegneri che ci troviamo ogni giorno a dover impacchettare all'interno del trattore dei sistemi di after treatment sempre più complessi per il gasolio che richiedono urea, centraline, iniettori urea, catalizzatori e cose varie, quando in realtà con il metano possiamo semplicemente semplificare il tutto ad un, tra virgolette, banalissimo catalizzatore a tre vie comunemente utilizzato in automotive. Vado verso la chiusura. Analizzati i tre key driver principali, voglio mostrare un attimo come è stoccato il metano nella macchina. Abbiamo 9 bombole, di cui come potete vedere 4 a sinistra, 4 a sinistra, due a destra e tre sulla cabina, per una capacità totale di 300 litri, ovvero 52 kg, che equivalgono più o meno a mezza giornata di lavoro in ciclo misto. Ovviamente poi bisogna tagliare questo numero sui diversi cicli di utilizzo della macchina. Per aumentare l'autonomia si vedono già soluzioni, ci sono già soluzioni, c'è già chi le testa, si possono adattare zavorre anteriori e posteriori, che potenzialmente possono permetterci di raddoppiare l'autonomia della macchina, quindi a livello tecnologico possiamo dire che siamo vicini a questa soluzione. Concludo con alcune foto. Il trattore attualmente sta lavorando in diverse missioni, sta lavorando in diversi paesi della comunità europea, e non solo. Due settimane fa ho letteralmente portato fuori dall'officina il terzo prototipo che metteremo in campo, quindi l'attività lato nostro, lato New Holland, lato CNH Industrial sta procedendo con la raccolta di dati, come potete vedere, a diverse missioni: Spagna, UK, Italia, Torino, Italia, Roma. Abbiamo speso qualche giorno nella fattoria Maccarese vicino a Fiumicino, in Germania, dove è già una realtà il biometano, il farmer può rifornire
all'interno dell'azienda agricola il trattore, quindi con conseguente beneficio. Stiamo lavorando anche in Brasile, dove abbiamo la prima unità tuttora in utilizzo, ci sta portando diciamo, ottimi risultati e sicuramente dati utilizzabili per quelli che sono gli sviluppi che prevediamo in futuro. Con questo grazie. Rimanga un attimo, Fiorati, perché prima di... Intanto chiamo Piero Gattoni a darmi il cambio per qualche minuto. Qualche domanda. Due domande mi ha risposto, che mi ero posto e segnato, mi ha risposto mano a mano durante il suo intervento. La terza non ancora. Una era, quando è l'autonomia? Ha risposto. La seconda, ma si potrà fare col metano, il biometano in autoconsumo? Non parlo della quota fiscale, dell'utile, e mi ha risposto. Quando sul mercato? This is a question sto parlando prima di tutto con un tecnico, sono ingegnere, bisognerebbe avere qualcuno del marketing, a parte gli scherzi. No, a parte gli scherzi. La tecnologia non è poi così lontana. In occasione di Expo il nostro CEO Carlo Lambro ha dichiarato 5-6 anni, non ci siamo lontani, gli sviluppi parlano, i trattori stanno lavorando, i dati arrivano. E si sta discutendo proprio in questi giorni la data. Quindi... Bene, buongiorno a tutti. Grazie Jacopo. E innanzitutto grazie a tutti di essere qua oggi. A me toccherà fare una piccola parte in questa prima sessione di Biogas Italy e voglio solo dirvi che anche quest'anno, quando abbiamo pensato di intitolare questa giornata Rivoluzione Agricola, un po' ci tremavano le gambe, perché quando si parla di una rivoluzione c'è sempre un grosso cambio di paradigma. Già Angelo Baronchelli in fase introduttiva ha citato quanto noi pensiamo che questa sia effettivamente una rivoluzione, e nella prima parte degli interventi penso che abbiamo iniziato a dare la dimostrazione di come questo lo stiamo già facendo nelle nostre aziende. E la cosa per me positiva è che una rivoluzione ha sempre poi di fatto una componente di pensiero, una componente intellettuale, e non deve essere una componente solitaria. Il vantaggio del Consorzio Italiano Biogas, di questa piattaforma che si è creata tra produttori agricoli, mondo dell'industria, mondo della ricerca, è stata proprio quello di incominciare a domandarci come misurare quello che stiamo facendo, perché Angelo, se vogliamo trovare il modo di creare una condivisione intorno a questo nuovo modello, dobbiamo partire da dati consistenti ed essere sicuri che la strada che stiamo intraprendendo è una strada concreta. È sicuramente una strada coraggiosa, perché il confronto che avremo dopo anche col mondo dell'associazionismo ambientalista è un confronto franco. Come l'agricoltura può diventare all'interno del climate change da parte del problema parte della soluzione? Come possiamo continuare a immaginare di cambiare un modello tutto vocato alla produzione che porta commodities deprezzate e quindi porta le nostre aziende a non essere più competitive sul mercato? Come possiamo integrare la produzione food alla produzione energetica? 8 miliardi di metri cubi il potenziale stimato in Italia. Stiamo parlando di tanta cosa. Vogliamo che le nostre aziende siano parte di questo percorso, lo dobbiamo fare in maniera franca, dobbiamo domandarci quali sono le biomasse per questa nuova bioenergia, dobbiamo chiederci se siamo effettivamente, qual è l'impatto effettivo nel calcolo del carbonio che facciamo, produciamo effettivamente più carbonio, e queste sono prime risposte che ci siamo date. Ma il confronto con l'industria ci ha portato oggi a
porci un'altra domanda. Questo modello è un modello solo italiano? È un modello che noi possiamo fare in Italia perché abbiamo poco terreno, abbiamo una cultura agroalimentare forte, o è un modello che potrebbe diventare interessante, quello che tecnicamente si dice scalabile anche in altri paesi? E questo è quello che oggi a Biogas Italy ci domandiamo. Lo abbiamo domandato a un team di ricercatori, di professori che hanno avuto, che abbiamo avuto l'onore di avere in questi giorni in Italia, a cui abbiamo fatto verificare vedere le nostre realtà, quello che stiamo facendo, e cui chiederemo di lavorare proprio in questa prospettiva. Il team è coordinato dal professor Bruce Dale, che voglio veramente ringraziare, perché è per due motivi. Primo, perché ha ispirato il concetto del biogas da right quando in un suo articolo scrisse di biofuels da right, quindi è stato l'ispiratore della nostra riflessione. Secondo, perché ha coinvolto una serie di colleghi che abbiamo conosciuto in questi giorni e con i quali abbiamo iniziato a discutere. Oggi vorrei con me innanzitutto Stefano Bozzetto, che è il nostro rappresentante nell'Associazione Biogas Europea, a cui va un grosso applauso, e che con me farà alcune domande ai nostri ospiti internazionali, che chiedo di essere qua presenti sul palco, quindi professor Bruce, ringrazio Jorge Hilbert dell'INTA Argentina, Jeremy Woods dell'Imperial College da Londra, Tom Richards Penn State University e Kurt Telen sempre della Michigan State. Allora io lascerò poi Stefano entrare più nel dettaglio delle singole domande, but first thing I would like to ask you, first thing, what did you get from, at least as from your first visit around our farms? And Bruce, when you wrote biofuel done right, did you thought that something was going on, something so big could have been going on? Grande potesse poi nascere. I want to thank the folks at the Italian Biogas Consortium. Desidero ringraziare il consorzio italiano Biogas, tutti voi, per essere intervenuti qui oggi. Piero mi ha posto la seguente domanda, ovvero quando mi è venuta l'idea del biofuel dal right, se ho pensato se potesse diventare anche un qualcosa a che vedere con il biogas. Io sono un ottimista, ho fede, quindi sì, ci ho creduto. Non sapevo dove né quando, però ci ho creduto. Desidero altresì dire che non è troppo difficile avere delle idee. È molto difficile far sì che le idee funzionino nel mondo reale. Quello che sta accadendo qui in Italia è fonte di grande ispirazione, perché state facendo qualcosa che ha valore per tutto il mondo, nel mondo reale, per le aziende agricole reali, che fa una reale differenza. Quindi è una gioia, un piacere per me poter esprimere la mia gratitudine. Quindi sì, ci ho creduto, sono grato di poter vedere che si sia tradotto in realtà qui. Questi sono miei amici, sono colleghi che rispetto profondamente, e anche loro hanno visto da subito qual era il potenziale, avranno la possibilità di prendere la parola chiaramente. Mexicano, però è inglese, però non tanto l'italiano. Si scusa, ma la traduzione è prevista soltanto dall'inglese, non dallo spagnolo. Come vogliamo procedere, Piero? Cortesemente, lo spagnolo non è coperto dalla cabina di traduzione, solo l'inglese. The Secretariat of the United States, John Kerry, said, well, we John Kerry, il segretario energy, degli Stati Uniti, ha parlato di energia, che stiamo parlando del futuro di tutto. So, do you think bioenergy, quindi pensi che bioenergia fatta bene possa essere parte di questo futuro? Yes, how, e se sì, in che modo to, you know, work for it? Si può lavorare in tal senso? I'm going to make a very, very brief slide presentation. Farò una breve presentazione con le diapositive, poi il mio collega Jeremy subentrerà e poi passerò la parola ai colleghi.
So again, thank you for the invitation to be here. We have a little demonstration. Grazie per l'invito. Abbiamo una piccola demo. Fabrizio, sarebbe adesso il momento adatto. Okay. That's a little demonstration of what a world is like. Una piccola dimostrazione di cosa è il mondo senza energia. We assume that when we turn on the light switch, quando the lights will come on. Accendiamo la luce, la diamo per scontata. Quando andiamo a fare benzina, diamo per scontato che ci sarà diesel o benzina. Diamo per scontato che i nostri frigoriferi funzioneranno sempre, che ci sarà sempre elettricità. Diamo sempre per scontato che ci sarà la possibilità di alimentare i trattori, che ci saranno i fertilizzanti. Sono tutte cose che diamo per scontate perché le abbiamo avute per tutta la vita. I nostri bisnonni, trisnonni non le avevano, i nostri nipoti devono poter contare su energia sostenibile che deve essere prodotta ora per il futuro. Sono cose che dobbiamo affrontare, problematiche che dobbiamo gestire. Ribadisco, sono un ottimista, credo che risolveremo questi problemi, ma credo che si debba fare in modo intelligente e sostenibile. Brevemente, vorrei parlare della transizione della sostenibilità. Il mondo si trova nelle fasi iniziali di una profonda transizione rispetto a come potremo alimentarci, come potremo alimentare le risorse che ci servono, ma non possiamo continuare su questo percorso attuale. Dipendiamo dai combustibili fossili e non possiamo continuare all'infinito, perché è qualcosa che avrà un termine. Dobbiamo fare un cambiamento, dobbiamo farlo subito, prima è, meglio è. Sono cambiamenti che saranno difficili, profondi, rivoluzionari. Scegliete uno degli aggettivi che ho citato, sono tutti validi e devono essere redditizi perché devono avere un'importanza dal punto di vista economico. Questi cambiamenti devono essere cambiamenti sostenibili, devono verificarsi in maniera veloce, in maniera estesa e ampia. Ciò significa che devono avere un'importanza dal punto di vista economico, avere senso dal punto di vista economico. La bioenergia fa soltanto parte della tradizione, ma è una parte molto importante. Chiaramente avrà un impatto enorme sul panorama economico, fisico e sociale. Se questi cambiamenti saranno positivi o meno dipenderà chiaramente da come struttureremo il sistema, come elaboreremo i vari sistemi in grado di accoglierli. Qui dobbiamo trovare cambiamenti che abbiano un beneficio. Noi utilizziamo 17 terawatt di energia, abbiamo 7 miliardi di abitanti, quindi abbiamo bisogno di molte cose, far sì che molte cose accadano e accadano contemporaneamente. Abbiamo bisogno di alimenti, abbiamo bisogno di foraggio, abbiamo bisogno di una migliore performance ambientale, abbiamo bisogno di uno sviluppo economico e migliori opportunità dal punto di vista sociale, in particolare per gli agricoltori. Perché chi gestirà la transizione alla bioenergia sono coloro che gestiscono la terra e sono gli agricoltori. Gli agricoltori, gli allevatori che sono stati a lungo trascurati o non considerati, non accadrà chiaramente per caso, dobbiamo programmare tutto ciò, dobbiamo programmare e poi mettere in campo. Come ho detto, io sono un professore, quindi sono pagato per pensare, si spera bene, ma è relativamente semplice pensare a cose nuove, è molto, molto più difficile ottenere qualcosa di nuovo e quindi desidero dare il mio saluto ufficiale al Comitato, al Consorzio Italiano Biogas, che ha reso tutto ciò possibile, veramente li onoro per il loro ruolo. Per una serie di ragioni che non approfondirò, non abbiamo secoli per questa transizione, abbiamo soltanto qualche decennio, quindi è importante che questa transizione avvenga rapidamente. Credo che il biogas da Wright, il biogas fatto bene, darà un contributo positivo e significativo alla transizione verso una sostenibilità globale. Qui vedete questa diapositiva, vedete cosa fa il biogas fatto bene, digestione anaerobica, sepolture di secondo raccolto, cose molto molto importanti, perché
consentono di ottenere una serie di benefici. Questa è una diapositiva che voglio farvi vedere molto brevemente. Non possiamo spegnere le luci, ma immaginate un mondo senza elettricità, senza gas. Il mondo in cui vivevano i nostri bisnonni, il mondo in cui vivranno i nostri pronipoti, se non sistemiamo la situazione adesso, se non troviamo una soluzione adesso, la generazione totale della ricchezza, ovvero PIL, e il consumo energetico determina chiaramente il rapporto molto stretto tra la ricchezza della società e l'energia che viene utilizzata. Quindi la percentuale di energia utilizzata determina direttamente la produzione di ricchezza. Quindi la percentuale di energia utilizzata determina direttamente la produzione di ricchezza. Fortunatamente non dobbiamo avere un uso energetico, una produzione energetica infinita per far bene, ma dobbiamo averne un bel po'. Quindi non andremo meglio per quanto riguarda il consumo di energia all'infinito senza un cambiamento. Questa è forse l'immagine più importante che vi farò vedere, quindi prestatemi attenzione per un attimo. Power consumption. This is the rate of energy consumption per questa è la percentuale di consumo energetico pro capite. This is the human development index. Questo è l'indice di sviluppo umano. Un'unità di misura, ovvero del benessere delle nostre vite, della nostra salute, della nostra livello di istruzione, and it rises del very, very rapidly nostro stile di vita, as power consumption increases, e aumenta and rapidamente con l'incremento del consumo energetico. It's a saturation function, what we call saturation function. Ma una funzione di saturazione, and come la chiamiamo noi, at about 5 kilowatts è a 5 kilowatt pro capite, la curva si e questa è la percentuale di produzione energetica che viene registrata qui in Italia e nell'ambito dell'Unione Europea in generale. Quello che voglio sottolineare è che nel mondo sviluppato, che è qui in alto, dove vivo io, dove vivete voi, dove si spera che vivranno anche i nostri nipoti e pronipoti, il valore dell'energia nel promuovere il nostro benessere non è granché. Ma quando si vive in Zambia, Afghanistan, India, parti del Brasile, molti paesi poveri del mondo, avere un po' di energia, solo un kilowatt, fa una differenza enorme rispetto a come si vive, rispetto al livello di istruzione, alla salute, alle opportunità che si rendono disponibili per i propri figli. Questo è un punto critico. Noi qui nel mondo benestante dobbiamo utilizzare parte della nostra ricchezza attuale per aiutare i nostri nipoti, i pronipoti, per far sì che si possa elevare il nostro standard di vita verso 5 kilowatt pro capite, che fa una differenza enorme. Okay, so chiaramente this. Lo approfondiremo più avanti. Like. You take the bare ground, quindi si prende il terreno incolto, photosynthetic potential that was here in agriculture, il potenziale garantito dal terreno agricolo che non viene utilizzato, you harvest e poi those, si utilizza la catena dell'insilato, and then the, insiled material, il materiale insilato più altri scarti e effluenti vengono utilizzati per i digestori, per la digestione anaerobica. And then recycle of the digestate to il digestato poi viene riciclato per recuperare, sistemare il livello equilibrio di nutrienti del suolo. Laura ne ha già parlato. This is conventional biogas, and then here are three examples of biogas done right. Aziende agricole, il biogas fatto bene, il biogas done right produce sia alimenti che combustibili, quindi non occorre più scegliere tra le due cose, il digestato viene riciclato per ristabilire l'equilibrio dei nutrienti nel suolo. Anche Laura ha fatto vedere questa diapositiva, il biogas convenzionale e biogas done right. I benefici del biogas fatto bene sono molto più grandi
production. We must have low carbon energy production, but we must also have more fertile soils. We must also store soil, and we must also make this profitable for farmers to do. Because if it's not profitable for the farmers, it won't be practiced. And it needs to be practiced for the benefit of ourselves, for the climate, and for the people who come after us. So here are the integrated example, the integrated benefits of biogas. Benefici integrati del biogas da right. Sequential cropping with biodigestion. Coltura di secondo raccolto, digestione anaerobica, produzione di alimenti, generazione di elettricità e biometano, una copertura continua della terra, una stabilità economica maggiore. Okay. I guess I have to chew this. Sorry. Okay. Credo che di doverlo ingoiare. Questo microfono, forse così mi sentirete meglio. Thank you, Stefano. So anyway, these are the benefits of biogas done right, and it's far beyond. Although the energy importance is important, it's far beyond just the importance of energy production. L'importanza della produzione energetica. So now we're going to have a conversation with this group of people that have been here this last few days touring some of the biogas done right farms. We're going to this group will be doing together over this next year an analysis. Questo gruppo ha condotto un'analisi del potenziale globale, non del biogas done right, ma del potenziale di applicare il biogas done right in alcuni dei paesi più sviluppati del mondo, chiaramente tutta l'Unione Europea, gli Stati Uniti, l'Argentina e altri paesi dove questo tipo di pratica agricola potrebbe essere perseguita. Cominceremo con dei dati validi, ci concentreremo sulle infrastrutture, sulla gestione del terreno e valutare il potenziale del biogas che potrebbe essere disponibile. Poi valuteremo la matrice, cosa che già è stata fatta, anche i posti di lavoro creati, e poi raffronteremo il biogas fatto bene con i combustibili fossili utilizzando la stessa matrice. Quindi spero di poter avere una bella conversazione anche con i miei colleghi. Ve li presenterò molto brevemente. Tom Richard, mio collega della Penn State University negli Stati Uniti. Tom is both got his degrees as an economist and then as an agricultural engineer, and his specialty is bioenergy, and also he knows a great deal about anaerobic digestion and about double cropping. Dr. Jeremy Richard from the Imperial College in London, a great deal of depth of expertise in world energy. Y mi amigo y compañero Jorge Hilbert from mio amico Inca. Compagno Jorge Hilbert dell'Argentina. And then my good friend Dr. Kurt Thelen, caro amico Kurt Thelen della Michigan State University degli Stati Uniti. Kurt is an expert in bioenergy and esperto also in bioenergia, sequential cropping. So we're looking forward to the esperto conversation in coltura di secondo raccolto. Speriamo di poter avere un dibattito interessante. Prego. Prima di fare delle domande per riuscire a spiegare a tutti voi cosa vogliamo fare, chiederei a Claudio Fabbri di venire a sedere qui vicino a me. Come to the podium and sit by my side. Bruce, I'm sorry, are you able to follow us without the shuffles? Are you able to understand without the shuffle? Okay, that's fine. Siamo molto onorati del fatto di poter fare uno studio in cui accademici di questo livello e altri che si uniranno, ho voluto chiamare Claudio perché comunque dobbiamo portare anche la nostra esperienza italiana, perché la cosa che abbiamo domandato a Bruce: possiamo fare uno studio mettendo agricoltori e accademici a ragionare su questi temi assieme? Perché abbiamo l'impressione che molto spesso si parla di bioenergia non avendo mai coltivato un campo, e quindi vorremmo unire un po', contaminare le nostre
La nostra esperienza, con evidentemente le nostre anche carenze, con l'esperienza dell'Accademia. Non vogliamo che il biogas fatto bene sia un messaggio narcisistico che poi andiamo a Bruxelles e ci dicono ok, è una bella cosa, voi italiani, ed è finita lì. Abbiamo questo problema. Siamo un paese in cui rispetto al paese di Jorge abbiamo 10 volte meno terra pro capite. Per darvi un'idea, in Italia abbiamo 1000 metri quadri di terreno asseminativo per persona. In Argentina ne abbiamo 10 di più. Jorge, cosa pensi dopo questa immersione durata 3 giorni nel biogas italiano? Che aspettative hai, visto che in questi giorni in Argentina il nuovo governo ha permesso l'avvio della produzione del biogas? Cosa sarà il biogas fatto bene in Argentina? What is biogas done right going to do in Argentina? What's going to look like in Argentina? Bueno, buen día a todos. Voy a cambiar al inglés. It was really impressive. I always always transmit we are in a revolution of biomass. Siamo conversion. Siamo nella rivoluzione della conversione delle biomasse. We tend to see things in a straight line, only looking at one type of product. Solitamente ci concentriamo sempre su una tipologia di prodotti. Nelle aziende che abbiamo visitato ho visto quello che insegno nella realtà, ovvero diversità, prodotti diversi che rendono un'azienda più sostenibile, rendono un'azienda più stabile. With the problem of lowering price of chiaramente surviving gli agricoltori devono sempre avere a che vedere con avere a che fare con problemi di costi per la sopravvivenza delle aziende. Abbiamo 250 industrie casearie che hanno chiuso, aziende casearie che hanno chiuso l'anno scorso, quindi è un problema oggettivamente. Credo che sia una grande opportunità importante come opportunità anche incrementare la quantità di prodotto che si ottiene dalle biomasse, incrementando contemporaneamente il reddito. Quando gli agricoltori chiaramente hanno maggiori risorse, non se ne vanno su una spiaggia dei tropici, investono nelle loro aziende per migliorare, incrementare la produzione, perché amano la loro azienda, amano quello che fanno, è il loro stile di vita. I'm always very annoyed about this discussion about the different energy, food and rubbish that's out there. Because, la questione energetica, alimenti eccetera, una cosa scusa l'altra, sono cose che mi danno sui nervi, perché ci sono tutte le opportunità adesso per il settore agricolo affinché si possa incrementare anche il reddito con maggiori alimenti, non meno. Questa è la realtà. Tom, Tom viene dalla Pennsylvania. In Stati Uniti, in questo momento, 40-45% del mais è destinato alla produzione di etanolo. Noi lo ringraziamo perché altrimenti il prezzo del mais sarebbe a patrasso, sarebbe molto basso. Però gli Stati Uniti, che hanno 6 volte la terra pro capite dell'Italia, con 40% del mais, fanno solo il 6% del loro gasolio, del loro carburante. Io penso che il biogas fatto bene, ed è questa la domanda che faccio a Tom, non sarà mai fatto bene finché anche gli agricoltori americani non proveranno a inventare, perché poi ognuno dovrà inventarselo, e a scoprire i vantaggi del biogas fatto bene. Cosa ne pensi, Tom?
So I do think that Americans have tremendous need and opportunity abbiano sia l'esigenza ma anche l'opportunità di trasformare la loro agricoltura come avete fatto qua in Italia. Ci sono due importanti motivi per questo. Il primo è perché abbiamo bisogno di un'agricoltura più sostenibile e nell'America del Nord non lo abbiamo fatto. In effetti siamo un paese giovane, abbiamo sicuramente un suolo fantastico ma non ce ne prendiamo cura sufficientemente, quindi le soluzioni per quanto riguarda la nostra produzione alimentare a lungo termine sono sicuramente la diversificazione e il riciclo delle materie organiche e una produttività migliore, ma diciamo in un ciclo diverso. Pertanto lo faremo per arrivare ad un'agricoltura sostenibile, dobbiamo farlo rapidamente, non lo abbiamo fatto finora. L'altro motivo è perché l'energia chimica, gli idrocarburi sono molto utili. Ci piacciono tante cose, ma naturalmente abbiamo bisogno di energia che possiamo ottenere quando ci serve, quando non c'è il sole, quando non c'è il vento, e quindi l'energia chimica sotto forma di idrocarburi è fantastica. Il nostro paese ha utilizzato tantissimo gli idrocarburi, ma ne abbiamo messi troppo nell'atmosfera. Dobbiamo ricordarci che tutti questi idrocarburi vengono dall'atmosfera, la fotosintesi è il modo per cui queste sostanze vengono catturate e sarà di nuovo il modo con il quale verranno catturate. L'agricoltura è proprio ciò che ci consente di gestire l'acqua e il CO2 atmosferico con la fotosintesi per darci l'energia che è più utile per la nostra società. Quindi credo che per tale motivo, anche per questo motivo, noi in Nord America dovremo lavorare molto duramente per cercare di trarre i vantaggi della bioenergia, in quanto dobbiamo farlo. Thank you, Tom. Nel team. So in the team. Nel team che Bruce ha immaginato, together, visto che dovevamo fare qualcosa fra agricoltori e accademia, c'è anche Kurt Hellen che unisce l'accademia ma anche l'abilità di essere agricoltore. Allora, è come tutti gli agricoltori, quelli in gamba e anche di poche parole. A man Kurt, who doesn't like to spend too many cosa words. Ti ha impressionato dell'agronomia del biogas fatto bene? Perché noi riteniamo che se non ritorniamo all'agronomia, cioè alla scienza dell'uso della terra, perché con la chimica è tutto semplice, gli errori si possono risolvere con qualche erbicida o con qualche altro tipo di trattamento. Ritornare all'agronomia vuol dire riportare informazione e competenza. Che impressione hai ricavato visitando alcune aziende in merito all'agronomia del biogas fatto bene? Agronomy from biogas done right. Thank you, Stefano. I am a farmer as Grazie. Well as a professor at Michigan sono State. Un agricoltore e professore, even with devo dire che anche con il mio background di agricoltore comunque faccio molto affidamento sul parlare con gli agricoltori per ottenere idee per i miei studi, la mia creatività e l'ispirazione. E posso dirti che il tempo che ho passato qui è stato estremamente utile. Ho tratto tantissimo da questi bravissimi agricoltori. Credo che con questo background io mi avvicino alle questioni di tipo biologico, diciamo guardando ai sistemi naturali e tutta questa idea delle colture del secondo raccolto e effettivamente ha senso se uno lo guarda dal punto di vista pratico. Quando guardo ai sistemi naturali ci sono sistemi là fuori che non funzionano per una parte dell'anno? No, naturalmente no. E questi sistemi, l'agricoltura convenzionale in effetti non è vicina ai sistemi naturali. Quindi credo che quando appunto ci rivolgiamo all'attuazione del secondo raccolto della coltivazione sequenziale siamo più in linea con i sistemi naturali. E detto questo, tornando diciamo agli aspetti scientifici,
scientifici, devo dargli qualche dato. Parlavo con Stefano, lui veramente gli piacciono molto. Bruce and I work in a research center called the Great Lakes Biological Research Center, and there's ongoing research in there. And one of the things, one of the questions we had asked that we wanted to find out was, well, these sequential cropping systems, where we're removing the top biomass for bioenergy, or you know, going into an anaerobic digester, or being converted into bioethanol, whatever the use. What are we still getting? Carbon accumulated comunque, in the soil otteniamo un from the roots di carbonio of those. Nel suolo dalle radici. There, allora vi vorrei dare qualche dato in questo senso. For the sake of that, we know, quindi sappiamo this is doing, CO2, diciamo, where the carbon is a radiolabeled isotope C13 that we trace. Sono degli isotopi che noi tracciamo nel suolo. With, noi sappiamo che the rice shoots, there's about con 61, determinate piante abbiamo 61 grammi di carbonio per roots, metro quadro, ma nelle radici also 50. C'è anche un'altra percentuale in addition to that, radici, in a natural system, roots are always exuding carbon. Naturalmente queste radici emettono carbonio. E sappiamo che ci sono, c'è un altro 25% in questi, un altro 25 grammi di carbonio per metro quadro. Quindi stiamo parlando di una grande quantità di carbonio che noi riemettiamo in questi sistemi grazie ai sistemi di coltivazione sequenziale. Questo mi riporta a parlare di sistemi naturali che appunto sono vicini a questi dati e quindi sicuramente questo è un aspetto molto importante da considerare. Jeremy, 5 anni Jeremy, fa Jeremy, 5 years ago, mi sono rovinato l'estate leggendo un libro di James Hansen, Storms on My Grandchildren. E da quella volta vado domandando a tutti gli ambientalisti, a tutti gli scienziati, ma è vero? È un libro che non vi raccomando, soprattutto d'estate, ma da quella volta abbiamo maturato all'interno del consorzio di questa comunità di persone è che l'idea che l'agricoltura può essere, come ha detto prima bene Piero, non solo un problema, perché lo siamo un problema, il 12% circa delle emissioni di gas serra proviene dall'attuale modo di fare agricoltura, ma possiamo diventare una parte della soluzione. Of the solution. E questo è partita la discussione iniziale sulle monoculture, no? E molti di voi vi ricordate, insomma, la difficoltà per noi stessi ad affrontare questo discorso. E Jeremy, tu sui numeri del cambiamento climatico sei un esperto. Che impressione hai ricavato da questa visita? Dalla conoscenza reciproca di questi giorni. So from the exchanges we've had in the past few days. Stefano per questa domanda, per averla posta in questi termini. Allora, quello che io vedo, e sono molto interessato sull'aspetto dell'aspetto della scalabilità, quello che vedo al momento sono due mondi che si scontrano. Quindi vedo i sistemi alimentari mondiali che collidono con quelli energetici. E quando parliamo delle bioenergie ci sono dei grandi fraintendimenti. Quindi diciamo il picco nei prezzi degli alimenti nel 2008-2009 diciamo che per la maggior parte delle persone, soprattutto nel mondo occidentale, erano dovuti all'aumento dei costi dell'energia, ma la realtà è che questo aumento dei prezzi in effetti era molto più sensibile ai prezzi dell'energia che a quelli delle bioenergie, e quindi c'è ovviamente questa domanda sottostante della competizione rispetto alla disponibilità di terreni. Quando io ascolto quello che dicono gli agricoltori, quello che voi ci avete detto, io in effetti mi sento molto eccitata,
citato, emozionato, perché in realtà vedo che per esempio nel Regno Unito e probabilmente anche qui in Italia, ciò che noi facciamo dal punto di vista del cambiamento climatico e della sostenibilità nei nostri paesi non ha quasi nessun significato a livello globale, perché abbiamo troppo poca terra e troppo poche persone per fare una vera differenza, la vera differenza che è necessario fare nel tempo necessario, perché stiamo parlando di una fase critica. Ma ciò che possiamo fare è sviluppare la conoscenza per fornire le soluzioni necessarie, e quello che vedo qui sono soluzioni che devono essere tradotte rapidamente nei luoghi che sono importanti. E quindi il grafico dello sviluppo umano rispetto al PIL è fondamentale in questo senso. Quindi il dibattito che abbiamo visto qui, cioè sto diventando più resiliente dal punto di vista economico, sto facendo un uso migliore e più efficiente della mia terra, sto producendo meno energia a effetto serra. E chiaramente questo avviene anche nella produzione di alimenti, questo è fondamentale per il dibattito globale. E se noi riusciremo a gestire questo sistema, questa è un'altra questione fondamentale, perché dal punto di vista del cambiamento climatico non stiamo parlando del fatto che questi impatti poi avranno sui nostri bambini, perché questi impatti già ci sono, i segni ci sono, ci sono prove, questo è molto evidente. Quindi sono appena tornato da una visita ad un impianto in Kenya, di un impianto di biogas, e in questo impianto, in quella zona, hanno dimostrato chiaramente proprio le cose che voi state dicendo, e cioè 4 raccolti all'anno molto intensivi, e se guardo alla terra da un lato e dall'altro di questo impianto, diciamo da un lato c'è un'agricoltura di tipo tradizionale, è difficile se riescono ad avere una produttività piuttosto ridotta, magari possono allevare mezza mucca per ettaro, invece dall'altra parte del muro, in questo impianto stanno producendo tantissimo, hanno un impianto digestore che utilizza i nutrienti e migliora il contenuto di carbonio nel suolo, eccetera. Quindi quando io guardo al progresso che è stato realizzato in questo settore e all'innovazione che si può portare a questi due mondi che stanno scontrandosi per fornire delle soluzioni, non bisogna avere paura delle ombre che vengono generate da queste tensioni che si sviluppano, ma bisogna invece fornire soluzioni, e queste sono le vere risposte di cui ha bisogno il mondo. Il mondo deve capire queste cose e le deve attuare, ma lo deve fare rapidamente, e sottolineo molto rapidamente. Grazie. Grazie Jeremy. Thank you, Jeremy. Mi riferivo prima James Hansen. Per chi non lo sa, James Hansen è un ricercatore della NASA che, essendo coinvolto nello studio della missione verso Marte, studiava l'atmosfera di Marte ed è stato oggetto di mobbing per circa 6-7 anni, avendo correlato il problema delle condizioni dell'atmosfera di Marte a quello che stava succedendo nell'atmosfera della Terra, finché un giorno ha scritto sul Washington Post un articolo da cui è partito il dibattito a livello mondiale. James un giorno ha avuto la cortesia di mandarci una piccola risposta. L'agricoltura può essere una parte della soluzione, anzi scrisse, gli agricoltori possono essere una parte della soluzione. In realtà noi agricoltori, senza l'accademia e il trasferimento tecnico, abbiamo difficoltà a progredire. Claudio, tu hai avuto la possibilità di partecipare questi giorni con noi. Si tendono in Italia a chiudere i centri di ricerca in agricoltura, quando in realtà ne avremmo tanto bisogno. Tu rappresenti una piccola comunità di 70 persone che a Reggio Emilia uniscono conoscenze interdisciplinari dalle produzioni vegetali e animali. Che impressione hai avuto di questa, di questi giorni? Mille grazie Stefano, intanto. Thank you Stefano. Going? Okay.
Mille grazie dell'invito. So thank you for your invitation. Stefano, intanto. Stefano, l'esperienza nostra nel settore dell'agricoltura in generale, come tu dici giustamente, che va dalla zootecnia, all'edilizia, all'agronomia, all'energia, in questi 40 anni di lavoro, io faccio parte da solo 25 anni di questa comunità di ricercatori di Reggio Emilia, che è culminata nei miei ultimi 10 anni di attività nel settore del biogas, mi ha fatto capire in maniera molto chiara cosa è il biogas, quanto è importante il biogas e la ricerca nel biogas come materia interdisciplinare. Il biogas nasce dalla terra, continua nella stalla, prosegue nel digestore anaerobico con due vie, direttamente attraverso le colture, attraverso i liquami, i letami, torna alla terra e produce energia. Questo è il nostro ciclo, conosciamo bene. Qualche mese fa avevo letto un bellissimo articolo che diceva che la sostenibilità dei sistemi energetici e ambientali si fondano sulla acqua, energia e cibo. Il cibo senza l'energia e l'acqua non si producono. L'energia senza l'acqua non si produce, senza il sole, senza l'agronomia. Il cibo è fondamentale perché se no non viviamo. Tutti e tre i pilastri sono essenziali. Non possiamo fare a meno di uno rispetto all'altro. Food, feed and energy sono tre pilastri che tengono su il sistema. E quindi l'energia non è secondaria rispetto a nessuno. Qual è il compito che noi abbiamo bisogno? Di cui dobbiamo occuparci con la ricerca e con l'applicazione. Noi dalla nostra parte, io mi metto dalla parte degli agricoltori in questo caso, diciamo in mezzo, diciamo che ascolto, vi aiuto un pochettino dell'Accademia. Gli agricoltori sono in grado di darci tutta una serie di soluzioni pratiche applicative. L'Accademia ha bisogno di stimoli e ha bisogno di fornire informazioni, di fornire innovazione, di capire cosa si sta facendo mentre lo si fa. Learning do it. Noi abbiamo bisogno di questa cosa, ma abbiamo bisogno sia dell'Accademia, della ricerca, dell'innovazione e poi di qualcuno che crede nell'applicazione dell'innovazione. Grazie Claudio. Concludo dicendo che il prossimo anno siamo qua a portare la nostra riflessione all'Accademia e agricoltori. Grazie. Mille spunti da questa conversazione che ho seguito dal lato del pubblico. Adesso facciamo un'altra tavola rotonda con le organizzazioni non governative, con la FAO, con Michela Morese della FAO GBEP. From FAO Global Partnership on Bioenergy, which is an organization alla FAO con within FAO, Giuseppe Onufrio from Greenpeace, Edoardo Zanchini, Legambiente, an environmental association. E adesso Reggio, se non sbaglio. Per la Confagricoltura. A representative of Confagricoltura, the Agricultural Sector Confederation. Piero Gattoni, presidente. Piero Gattoni, the president of CIB. La parte più chiacchierata, più così come abbiamo avuto il piacere di seguire quella condotta anche da Stefano Bozzetto e da Piero Gattoni. Una parte così, molto
più informale rispetto alla relazione della prima parte della mattina. I temi che sono usciti sono tantissimi. Ho sentito citare l'idea delle proteine vegetali, ho sentito citare il ruolo degli incentivi, abbiamo sentito 100 spunti uno sull'altro, decreto sottoprodotti è uscito in Gazzetta, decreto biogas, il decreto biocarburanti è ancora in discussione per quanto riguarda l'Italia. Abbiamo il Ministero dell'Ambiente in Austria che si fa garante degli investimenti in biogas, e in Italia il Ministero dell'Ambiente non è in grado di essere garante, le banche hanno terrore di finanziare queste cose stravagantissime, il biogas si chiedono. Abbiamo qualche banca, rappresentante del mondo della finanza in sala? Forse sì, non lo so. Sono molto lontani, rappresentanti dei ministeri, rappresentanti dei ministeri più coinvolti, abbiamo il ministero della, qualcuno del ministero dell'ambiente, qualcuno del ministero dell'agricoltura? The Ministry of Agriculture, sì, perhaps nascosti, some representatives hiding very, you know, carefully in the audience. Nascosti, con i baffi e la barba finta. With the false beards and mustache. Sarebbe interessante vedere appunto il loro ruolo di garanti, di promotori, e non solamente di spesso frenatori di tante iniziative. Purtroppo vediamo. Sull'ambito locale, non so quanti di voi probabilmente meno, ma io che poi mi confronto con la cronaca tutti i giorni, il comitato No Biogas è un comitato che si moltiplica in tutta Italia, dal nord al sud, cambiano le facce ma le argomentazioni sono sempre le stesse, dall'Alto Adige alla Calabria, alla Sicilia, no al biogas per esempio, è un fenomeno che è abbastanza difficile, insomma vedo molti ostacoli e molti nemici di queste cose che sembrano interessantissime. Vado in ordine di lettura, per cui comincio con Morese, dalla sinistra verso la destra, per cui comincio con Morese, parliamo di ambiente, di accordi di Parigi, di confronto dal punto di vista dell'organizzazione, nel vostro caso un'organizzazione. Come si fa OGBP, Global Bioenergy Partnership, come si tratta questo tema del biogas? Qui c'è, va bene, usiamo questo, e serve anche il telecomando, probabilmente si accompagnerà con qualche proiezione per... Grazie molte. Prego. Intanto ci tengo a sottolineare che nel contesto della FAO, è stato uno dei promotori di questa iniziativa, la Global Bioenergy Partnership, dove noi fungiamo da ma devo spezzare una lancia a favore delle istituzioni italiane, in particolare del Ministero dell'Ambiente, che è stato il promotore nel contesto G8 e poi nel contesto G20 di questa iniziativa globale della Global Bioenergy Partnership. Quindi si è mostrata anche la sensibilità delle istituzioni italiane, ma in particolar modo del Ministero dell'Ambiente, la sensibilità al settore delle bioenergie. In tempi erano il 2005-2006, in cui era abbastanza presto, diciamo, per parlare di bioenergie a livello italiano e a livello internazionale, poi seguito dal periodo che è stato menzionato anche dagli speaker del panel precedente, seguito poi nel 2008-2009 dalle discussioni food versus fuel, che sono concordo assolutamente discutibili sulla collegarle al 100% con la diffusione delle bioenergie, assolutamente. Especially when they are linked to the dissemination of bioenergy. Can interrupt for a second. Jeremy Woods earlier post-verità o una, said, that is a probabilmente una falsità, questo contenzioso del rapporto tra agricoltura alimentare e agricoltura energetica. Ma se un agricoltore si mette a coltivare cotone, che è una delle principali colture al mondo, cioè questo, io sto affamando qualcuno perché sto indossando
causing somebody to starve because I'm wearing a cotton shirt is something embarrassing. È veramente imbarazzante, fastidioso. Questa idea del cotton shirt che in realtà non esiste. Ma devo dire che between these two forms of agriculture, anche la FAO, dopo quel periodo 2008-2009, well, even dove FAO, è affrontato quel periodo del food versus fuel con attenzione ma senza prendere una posizione, fin tanto che non abbiamo avuto i dati per dare un risponso. Anche oggi la FAO ha una posizione molto aperta, nel senso che non sempre food versus fuel. Food are we talking about food versus fuel? We could also have food dipende da come viene gestito, assolutamente, as we've seen today. Ed è per questo che la sostenibilità che è stata tanto menzionata stamattina, sono assolutamente d'accordo che è la chiave assoluta di lettura delle bioenergie in generale. For bioenergy in general. And in this regard, I was really pleased to hear several speakers this morning referring to sustainability studies carried out in different sectors. Laying stress on the importance of sustainability, and I would like to reinforce this point. I would like to say that the Global Energy Partnership numbers 77 members all over the world. Italy, Brazil are the chair and the co-chair of this initiative. But over the years, we have developed a number of sustainability indicators, a set of sustainability indicators that were agreed on by the 77 members of the Global Sono un set di 24 indicatori che coprono i tre pilastri dello sviluppo sostenibile, ambientale, sociale ed economico. E anche questo, in modo anche semplicemente visivo, dà un'idea dell'importanza che la sostenibilità